Come Dipartimento della Funzione Pubblica siamo molto contenti della ricchezza delle proposte progettuali che in questi mesi ci è stata avanzata e sicuramente è stato dimostrato un interesse altissimo per questi modelli di innovazione sociale e soprattutto quello che è importante, io già l'ho detto al Ministro, è che questo tema sarà uno dei temi della prossima programmazione dei fondi strutturali. Quindi del prossimo ciclo 2021-2027, e quindi riteniamo che questo esercizio che fanno i comuni con noi nel programma di innovazione sociale è per loro una specie di palestra per trovarsi preparati anche di fronte al flusso dei finanziamenti che verranno sul social impact proprio dall'Unione Europea. C'è un grande interesse non solo della pubblica amministrazione, in questo caso l'amministrazione locale, ma anche di molti soggetti del settore privato, del settore profit. Abbiamo con noi oggi rappresentanti di banche, di istituzioni finanziarie che già sono impegnate sul tema del social impact e questo ce lo dirà, diciamo, con più competenza sicuramente di noi il professore Mario Calderini che ringraziamo e si è collegato con noi da remoto e che ringraziamo per il suo intervento. Io peraltro ci tengo a ringraziare tutti gli altri componenti del comitato di valutazione di questo programma, che sono la dottoressa Ciampa che è collegata con noi del Ministero Lavoro e Politiche Sociali, e la dottoressa Galli e il dottor Savini dell'ANCI che ci aiutano in questo supporto, in questo programma del Comune, e ma il ringraziamento più grande appunto al professore Mario Calderini che segue questa esperienza del fondo diciamo, sin dalla sua nascita e lo ringraziamo perché lo fa diciamo, anche grazie a Tamore Dei, no? Sono tutti incarichi a titolo gratuito, anche di questo ci fa piacere dare atto al nostro ministro. L'obiettivo del seminario di oggi è triplice, presenteremo un primo monitoraggio e sentiremo ora l'intervento del professor Luigi Corpo, anche per dare una panoramica completa al ministro su come sta andando il programma. E poi io farò nella seconda parte un focus del passaggio dalla prima fase alla seconda fase che vedrà la sperimentazione di questi modelli. E in terzo luogo presenteremo la comunità di pratica COPIS, che è proprio la comunità di pratica per l'innovazione sociale online, che anche seguendo l'indicazione che ci ha dato il Ministro nella sua direttiva 2020, sarà una piattaforma di knowledge sharing, come tu stesso ci hai indicato nella direttiva, in cui sarà una specie di laboratorio virtuale fra tutte le amministrazioni comunali che con noi sono impegnati sul tema dell'innovazione. Allora, se Ministro consenti, avremo un breve intervento della dottoressa Antonella Gaudi, che ancora ringrazio il Comitato di Valutazione e Vice Segretario Generale dell'ANCI, e poi subito dopo il professor Calderini e il professor Corvo. E prego Antonella. Grazie, buon pomeriggio a tutti, un caro saluto e ringraziamento al Ministro e a tutti i colleghi di Funzione Pubblica, al professor Calderini, Corvo, che hanno con noi collaborato in questa lunga fase di valutazione dei progetti presentati dai comuni. E permettetemi di iniziare con un ringraziamento e anche con i complimenti ai comuni che oggi sono collegati qui con noi per aver superato questo primo step importante di selezione e quindi di essere oggi insieme a noi collegati per dare avvio all'attività di questo importante ed innovativo progetto di innovazione sociale che ci vede con noi. Io sarò brevissima perché gli interventi sono tantissimi e credo che questa opportunità sia realmente importante se riusciamo ad utilizzarla nel lasciare spazio anche alle domande da parte dei comuni. Questo percorso è un percorso innovativo e quindi è innovativo in termini di qualità e tipologia di servizi che verranno realizzati dai comuni, innovativo per il partenariato che accompagna la realizzazione dei progetti insieme ai comuni. È innovativo per tutte le procedure amministrative che sottostanti e questo non è una banalità. Io ringrazio molto il dottor De Giorgi anche che è l'anima e lo spirito, il nostro spirito guida di questo fondo innovazione sociale proprio per l'attenzione che sta riservando alle esigenze che pervengono quotidianamente dal mondo dei comuni. Perché? Perché stiamo parlando di un progetto innovativo, innovativo nelle procedure e questo è importante da segnalare, soprattutto oggi e mi rivolgo al Ministro, a tutti i colleghi di Funzione Pubblica proprio per valutare insieme se sin da ora
riusciamo anche ad utilizzare il veicolo normativo del decreto semplificazione per introdurre qualche piccola modifica che potrebbe aiutarci sin da ora a superare alcune criticità che possono emergere soprattutto nel rapporto tra ente locale e soggetti che fanno parte del partenariato. I vincoli spesso sono normativi, sono complessi e rispetto soprattutto agli aspetti legati ai contratti. Forse varrebbe la pena di utilizzare questa giornata anche per capire insieme ai comuni quali sono le prime difficoltà che stanno riscontrando oggi, se ci sono. Magari io mi auguro che invece stia andando tutto perfettamente e che quindi il contesto normativo attuale consenta di procedere velocemente, ma qualora non fosse così, forse, visto che il decreto semplificazioni contiene tantissime novità che aiuteranno i comuni a svolgere meglio i propri compiti, cerchiamo di capire insieme se abbiamo anche qualche piccolo suggerimento. E vi dico già, come ANCI abbiamo qualche idea che vi presenteremo a brevissimo, perché potrebbe sicuramente aiutarci soprattutto nella gestione dei rapporti nella fase di coprogettazione con i partner. Questi progetti perché sono importanti? Sono importanti perché danno risposte a dei bisogni sociali nuovi, e questa fase nella quale stiamo uscendo oggi ci ha dimostrato ancora di più quanto ci sia bisogno di garantire dei servizi innovativi nell'ambito sociale, e ancora di più ci hanno dimostrato quanto il comune, le città siano protagonisti di questo processo, quanto debbano essere in prima linea nel garantire un supporto, garantire dei servizi, e non possono farlo da solo. Giustamente il fondo prevede la possibilità, anzi l'obbligo, di avere una pluralità di soggetti che collaborano insieme all'ente locale, però la gestione di questi rapporti attraverso l'utilizzo di fondi pubblici indubbiamente ci crea qualche problema rispetto a un contesto normativo nazionale che sicuramente non è così flessibile come in altri paesi che da tempo sperimentano progetti con successo, progetti di innovazione sociale, penso ai paesi anglosassoni, penso a Singapore, a tante altre realtà che già da tempo hanno realizzato con successo questi progetti. Noi qualche difficoltà in più l'abbiamo, soprattutto forse non oggi nell'immediato, ma sicuramente sull'impatto che queste fondi nella fase poi a regime avranno sul bilancio e sulla gestione contabile da parte degli enti locali, perché voi ben sapete quanto siano rigidi i vincoli della fiscalità locale, e probabilmente forse anche su questo varrà la pena, non oggi, magari nella fase successiva, quando avremo superato questo primo passaggio di fase di progettazione e arriveremo alla sperimentazione, prima di partire con la messa a terra, quindi l'avvio a regime di tutti i progetti, forse un ulteriore passaggio sarà necessario farlo. E questo è correttissimo, pertanto, che questo fondo sia nelle mani del Ministero della Funzione Pubblica, perché è un progetto innovativo, ed è innovativo, ripeto, non solo per la qualità e la tipologia dei servizi che verranno realizzati, ma per l'intero processo, ed è importante che sia sotto la vostra guida, proprio perché strada facendo, lavorando insieme, probabilmente sarà necessario intervenire per facilitare. Questa è una sperimentazione per tutti, ed insieme credo che potremmo ottenere degli ottimi risultati. Bene, grazie Antonella e grazie tante al supporto dell'ANCI, che è indispensabile ovviamente per un'azione di sistema come questa. E la parola al professore Mario Calderini del Politecnico di Milano, che come ho detto prima ci accompagna proprio sin dalla fase genetica della genesi della nascita e di questa sperimentazione, e ci dirà un po' qual è lo stato ad oggi della finanza di impatto sociale in Italia. Prego professore. Buon pomeriggio signora Ministra, grazie di essere qui. Allora, io sono molto contento di essere parte di questa avventura, anche perché che molto più di quanto non venga riconosciuto a livello nazionale, questa è una storia che a livello internazionale, mi riferisco alla task force del G8 in cui ho avuto l'onore di rappresentare il governo italiano e a tutte le attività che sono scese, quindi nella grande rete degli investitori a impatto mondiale, questa viene spesso citata come una delle iniziative di avanguardia delle nuove forme di partenariato tra sistema pubblico e capitali privati che esplicitamente ricercano un impatto sociale.
questa è una buona gratificazione. La cosa più importante è che questa visibilità sta anche interessando la Commissione europea, Commissione europea che in questo momento, come già ricordava Marco De Giorgi, sta sviluppando una serie di iniziative importantissime che metteranno a disposizione risorse significative, primo tra tutti naturalmente l'Action Plan per la Social Economy, che è il grande documento di indirizzo politico con cui la Commissione europea immagina di attivare le 3 milioni di imprese che rappresentano un buon 10% del PIL europeo, imprese della cosiddetta economia sociale, ma che hanno una loro autonomia finanziaria, una capacità di generare valore economico e di insieme di perseguire un impatto sociale. Quindi abbiamo l'Action Plan sulla Social Economy, che è il grande programma quadro che guiderà le risorse. Abbiamo già InvestEU, che è un programma da 4 miliardi di euro, che attraverso le sue istituzioni finanziarie la Commissione europea destinerà a sostenere gli investimenti a impatto sociale, proprio quegli investimenti di cui parliamo oggi e che i comuni con la loro progettualità cominceranno ad attrarre. Segnalo anche REACT-EU, che è un'anticipazione delle politiche di coesione future e politiche di coesione che troveranno in questa operazione una nuova frontiera di innovazione. Quindi credo che questa grande palestra che con questo fondo si è attivata servirà per far sì che la spesa sul fondo sociale europeo, sul fondo europeo di sviluppo, quindi sulla parte per le imprese dei fondi strutturali, trovi nuove forme di applicazione e soprattutto una forte integrazione tra obiettivi sociali e obiettivi di crescita economica, che sono evidentemente di ispirazione. Non dimentichiamo che con Recovery Fund ci sono investimenti molto importanti, si sta parlando molto di quantità e tempi degli investimenti. Io credo che questa occasione sia anche un'occasione per parlare di qualità degli investimenti che si faranno e per assicurare un dividendo sociale alle comunità di riferimento della spesa che il governo intenderà mettere in atto. E quindi diciamo, mi piace ricordare il lavoro di capacitazione che è stato fatto sulle pubbliche amministrazioni attraverso questo. La grande scommessa è la scommessa sulla cosiddetta impact economy, cioè quelle forme che sono attivate da soggetti che sono capaci insieme di generare valore economico e quindi crescita, ma anche di trovare soluzioni originali e innovative a problemi sociali e ambientali che diventano sempre più importanti nelle nostre comunità e che io temo in questa fase di crisi economica che segue alla crisi pandemica saranno non situazioni emergenziali e circoscritte, ma saranno un tratto comune di molti nostri territori e di molte nostre comunità. E quindi avere una strumentazione adatta all'intercettare i grandi problemi sociali è particolarmente importante. Qui stiamo parlando di una classe di strumenti che è quella del pay for result, e io trovo, sottolineo quello che diceva Antonella Galdi, che sia molto importante che questo fondo, diversamente da quello che è stato fatto per esempio in Inghilterra, sia incardinato nella funzione pubblica, perché la verità è che è nel partenariato tra pubblico e privato per l'impatto che si possono attivare le sinergie più importanti. Alla fine molti degli strumenti di successo che sono stati attivati a livello internazionale si iscrivono nella categoria dei cosiddetti pay for result, che sono strumenti che rispondono a una logica molto molto semplice, che è quella che la pubblica amministrazione invece che comprare attività compra risultati. E questo evidentemente è un modo particolarmente innovativo di attivare sinergie non solo tra privato sociale e terzo settore, ma anche profit che sempre di più sta sviluppando la vocazione a coniugare la propria azione strategica con obiettivi di impatto. È evidente che questa operazione ha preparato, sta capacitando le pubbliche amministrazioni per queste nuove sfide che enumeravo. È evidente che uno dei risultati importanti non è solo saper utilizzare questi strumenti, ma anche costruirsi
una platea di interlocutori finanziari, che sono quegli interlocutori finanziari puramente profit, le banche, le fondazioni bancarie d'altra parte, i fondi di investimento numerosissimi e sempre crescenti, che stanno mettendo a disposizione capitali molto importanti e che da un certo punto di vista non vedono l'ora di trovare una controparte pubblica capace di costruire partenariati innovativi. È evidente che le cose che, e concludo, le cose che diceva Antonella dal punto di vista dell'osare e di innovare un po' qualche elemento di vincolo, o se vogliamo di giusta prudenza, che è stato introdotto in questa prima versione del bando, sono molto importanti per sfruttare ancor di più la capacità di interazione con i soggetti finanziari privati. In realtà io credo che ci siano due operazioni da fare. La prima è quella di abilitare forme di partenariato pubblico-privato coraggiose e invitanti per i soggetti privati. D'altra parte credo che da parte del governo sia anche piuttosto importante, soprattutto dal suo ministero, svolgere un'opera di rassicurazione dei funzionari pubblici, che ovviamente nel affacciarsi a questi strumenti innovativi di rapporto col privato hanno una giusta cautela e tante volte vengono un po' vincolati più dal clima esterno e di non sufficiente rassicurazione che dalla mancanza di strumenti. Bene, grazie Mario Calderini, grazie sempre. Vedo che il numero dei partecipanti aumenta, siamo oltre un centinaio, e quindi giusto in tempo per avere uno spaccato sui dati del primo monitoraggio che abbiamo fatto del programma per l'innovazione sociale. Su questo do la parola al professore Luigi Corvo di Tor Vergata, che ci aiuta. Prego. Sì, salve, buon pomeriggio. E colgo subito l'appunto che ha dato Mario Calderini sulla qualità, sulla necessità di una finanza qualitativa a partire dalla finanza pubblica. Infatti quello che abbiamo fatto quando abbiamo approcciato il monitoraggio dei 21 progetti ammessi all'intervento 1 è stato proprio cercare di capire gli elementi di maggiore qualità e farli emergere attraverso anche l'analisi dei dati di questi 21 progetti, perché un elemento importante che caratterizza il Fondo per l'Innovazione Sociale è anche l'attenzione ai dati per assumere decisioni. Vedrete in questa rassegna che ora vi descriverò in maniera molto rapida come stiamo costruendo una base dati e anche una modalità di visualizzazione di questi dati per far sì che tutto ciò che faremo sia nel rapporto con i 21 comuni, quindi negli incontri uno a uno che stiamo avendo, ricordo siamo già a 7 incontri con i comuni e nell'intento anche successivo di stabilire un rapporto di vera collaborazione e di supporto per i progetti che stanno emergendo, ma anche di cercare di capire come questi progetti possano essere materiale da offrire per l'emulazione alle altre amministrazioni, quindi fare un'operazione di innovazione sociale anche in questo senso. Vedete, in questa prima schermata abbiamo innanzitutto rappresentato l'eterogeneità sia geografica sia di provenienza, di derivazione giuridica dei partner che compongono i 21 progetti. Come diceva prima Marco De Giorgi, anche i partenariati rappresentano in maniera più o meno distribuita ed equilibrata un po' tutto il paese. Passando alla prossima schermata, è possibile, non so se riusciamo a navigarla, c'è una freccia in basso, da cliccare, eccola, perfetto, vedete come tutto quel percorso che vi abbiamo chiesto di seguire, che su cui abbiamo stimolato la vostra creatività ed innovazione, ora lo stiamo tracciando, lo stiamo mappando. Per esempio qui vedete la mappatura di tutti i bisogni che i vostri progetti intendono affrontare. Abbiamo mappato sia appunto i bisogni che voi dichiarate di voler affrontare, sia la tipologia di partenariato e quindi anche l'eterogeneità di quel partenariato pubblico-privato che diceva prima Mario Calderini,
con cui i comuni si stanno appunto attrezzando per affrontare questi bisogni sociali. Se passiamo alla prossima schermata, ecco, qui ad esempio potete vedere un aspetto, l'aspetto immediatamente successivo. Benissimo, partendo dalla mappatura appunto dei bisogni che i progetti intendono affrontare, qui vedete le aree di impatto che i comuni intendono stimolare rispetto a quei bisogni e collegata a ciascuna area di impatto le cosiddette proxy finanziarie, cioè quella possibilità di trasformare l'impatto sociale anche in risparmi di spesa per le pubbliche amministrazioni oppure in maggiori entrate. Ovviamente tutti i dati sono collegati, quindi se cliccassimo su una delle aree di outcome vedremmo tutti gli altri dati, no, essere selezionati sulla base del driver scelto. Andando alla prossima schermata, ecco, qui ad esempio vedete come collegato a quelle aree di outcome stiamo lavorando, i comuni lo sanno bene perché è uno dei fronti su cui ci stiamo impegnando di più, sull'individuazione degli outcome payer, cioè quali sono quei soggetti che beneficiano degli impatti positivi dove il vantaggio economico diventa visibile, cioè quindi laddove l'impatto genera anche dei risparmi di costo o delle maggiori entrate, vorremmo tracciare questo dato per individuare anche dal punto di vista contabile dove emerge questo risparmio futuro e chi è il soggetto che ne beneficia per diciamo, in generare una catena virtuosa di rifinanziamento del progetto proprio sulla base dei risultati, come veniva anche detto precedentemente. Andando alla prossima, ecco qui vedete che cominciamo ad aggiungere sempre degli elementi in più. La tipologia del soggetto investitore che accompagnerà ciascun progetto nella sua evoluzione dall'intervento 1 al 2 e poi al 3 e quali sono gli strumenti di finanza d'impatto che i vari comuni ad oggi dichiarano di voler utilizzare. Questo anche per dare un po' l'idea, diciamo, della pluralità, no? Non stiamo imponendo nessuno strumento dall'alto, c'è proprio un meccanismo, a mio avviso, molto virtuoso, nel senso che in genere siamo abituati dalla norma alle pratiche, no? Qui abbiamo prima delle pratiche sui territori, dalle pratiche le politiche e dalle politiche emergeranno anche delle proposte di modifica normativa, di cambiamento legislativo. Se andiamo sulla prossima, vediamo che tutti gli elementi piano piano li stiamo componendo in un quadro, diciamo, sempre più completo. Quindi i comuni si trascinano dei soggetti investitori, quindi quella qualità della finanza, in un certo senso della finanza pubblica, seleziona dei partner di qualitativi sulla finanza privata. Questo binomio stimola, diciamo, progetti che non finiscono con la fine dei contributi pubblici, ma l'obiettivo è che vadano oltre il contributo pubblico, e il mix di investitori privati e di outcome payer rende la pubblica amministrazione in grado di finanziare i progetti sulla base dei risultati effettivi che questi progetti sono in grado di raggiungere. Se andiamo sull'ultima schermata, vediamo un po' la ricostruzione completa, cioè sulla sinistra tutti i comuni, le aree di intervento dei vari progetti, tutti i bisogni sociali che i progetti intendono affrontare, tutti gli impatti che si intenderà raggiungere, su cui ora i 21 comuni sono impegnati nella progettazione, con poi appunto gli elementi un po' più tecnici, quindi esattamente quali sono i cambiamenti che avverranno all'interno di questi comuni grazie a questi progetti, quali sono i meccanismi che consentiranno di trasformare questi cambiamenti in risultati positivi anche dal punto di vista della finanza pubblica e come questo genera quella spirale virtuosa di pagamento dell'impatto e investimento sull'impatto attraverso uno specifico strumento di finanza. Mi fermerei qui perché altrimenti andrei troppo lungo e poi questi sono tutti argomenti che riprenderemo negli incontri uno ad uno con i comuni. Grazie. Io direi passo la parola, allora siamo contenti di avere con noi il Ministro per la Pubblica Amministrazione. Io che ringrazio voi, ne avevamo già parlato in tempi non sospetti, quindi a Natale, dell'importanza di questo progetto.
Io l'ho trovato da subito molto bello, molto stimolante, per cui ho chiesto a Marco di tenermi costantemente aggiornata rispetto all'andamento dei lavori e alla selezione dei progetti. E con l'occasione vorrei anche ringraziare tutti i comuni e i rappresentanti dei comuni che sono collegati. E in particolare lo faccio ogni volta che ne ho un'occasione, vi ringrazio perché siete il primo frontespiz dello Stato sul territorio. A voi si rivolgono tutte le richieste dei cittadini, siete il primo ufficio di fronte al quale i cittadini si aspettano un supporto dallo Stato. Credo che forse questa fase della pandemia abbia ancora amplificato di più la riflessione sul ruolo che le istituzioni dovrebbero avere e soprattutto del rapporto interistituzionale, di quanto sia importante il rapporto interistituzionale per riuscire ad offrire delle pronte soluzioni efficaci sui territori. Io penso ad esempio a quando abbiamo parlato dei buoni pasto, per riuscire a far arrivare chi effettivamente ne ha bisogno sui territori un supporto per riuscire a fare la spesa, quindi a rispondere alle esigenze più immediate di mantenimento della famiglia, quindi di supporto, di beni di prima necessità. Ci siamo avvalsi come Stato dei sindaci, proprio perché in una valutazione fatta in Consiglio dei Ministri, la valutazione fatta è stata sicuramente i sindaci sono quelli che meglio conoscono la realtà, più ci saprebbero indicare chi sono le persone che meritano di ricevere questo tipo di supporto, proprio perché siete la prima bandierina, il primo baluardo dello Stato sul territorio. Sono molto belli questi progetti anche perché oltre al fatto che partono dall'idea di una finanza qualitativa, quindi si parte dall'analisi dei dati, secondo me questo sarebbe in generale importantissimo farlo per tutte le politiche pubbliche. Purtroppo molto spesso le decisioni si prendono un po' sulla base dell'onta emotiva, invece avere un'analisi effettiva dei dati permetterebbe di prendere delle scelte che siano maggiormente consapevoli e più oggettive, in questo caso addirittura di maggior qualità. E l'idea che si parta dei progetti raccolti dal basso è ancora più bella, soprattutto per una forza politica come la mia, che dell'idea della democrazia diretta, di ripartire dalla discussione sui territori per arrivare fino al più alto livello istituzionale, sia il modo migliore per riavvicinare i cittadini alla politica. E credo che questa collaborazione, in particolare tra i comuni, poi tra tutti i partner e il Dipartimento Funzione Pubblica, sia fondamentale, sia la vera chiave innovativa insieme a quella della finanza qualitativa per riuscire a finanziare dei progetti che siano veramente meritevoli, belli, sui territori. Quindi io, oltre a questo, altro non dico perché sono una persona estremamente pratica, quindi vi lascio andare al lavoro, vi do un grande in bocca al lupo per questa seconda fase. Sì, se qualcuno vuole intervenire, io ben volentieri qualche minuto a disposizione, grazie. Ce l'ho ancora. Allora, Ministro, approfitteremo della tua presenza così per fare un velocissimo giro di tavolo tra i vice sindaci e assessori che sono stati i primi protagonisti, hanno cavalcato subito l'idea appunto di questa sperimentazione. E abbiamo collegato con noi sia l'assessore Minterei del Comune di Milano, l'assessore Tagliani, e anche il sindaco del Comune di Cuneo. Iniziamo con l'assessore Tagliani, che la vedo qui nella lista, è collegata, la vedo in cima alla mia scaletta. Assessore, è presente? Segue? La sentiamo? Il Comune di Milano da diversi anni lavora sul tema dell'innovazione sociale o dell'impresa ad impatto sociale con strumenti di natura diversa, non necessariamente riconducibili alla letteratura sul tema della finanza ad impatto. E quindi per noi è la prima occasione per sistematizzare una serie di azioni, intuizioni e di riflessioni sul tema della costruzione di soprattutto impresa ad impatto sociale, ed è uno degli oggetti su cui ci siamo concentrati maggiormente nel corso del tempo, almeno noi come assessorato che ha le deleghe alle tematiche economiche, lavoro e commercio. In un contenitore, in un percorso con strumentazioni anche teoriche e metodologiche un po' più solide rispetto all'azione empirica di tentativo ed errore con cui spesso abbiamo agito, anche con risultati non del tutto insoddisfacenti, anzi in alcuni casi soddisfacenti.
la partnership che lavora al nostro fianco, diciamo, è una partnership consolidata anche da altre progettualità che oggi sono in campo nella città di Milano, quindi si tratta di una precipitazione, diciamo, di percorsi e relazioni territoriali che si sono dispiegate già nel corso del tempo e hanno avuto l'occasione di precipitare in questo progetto. Quando ci sarà più avanti nel seminario la rassegna poi delle progettualità delle città, diciamo, si entrerà più nel merito. Io mi limito a sottolineare, diciamo, soltanto alcuni aspetti politici e di metodo che hanno a che fare con queste questioni, cioè la possibilità di mettere a sistema intuizioni che le città in maniera indipendente, credo nel corso dell'ultimo decennio, hanno sperimentato anche con altri strumenti, e qui penso anche al tentativo e alla sperimentazione del PON Metro, che molte città presenti a questo seminario hanno già, diciamo, in campo, la possibilità di farlo in rete, diciamo, di farlo insieme e di farlo con un accompagnamento di tipo metodologico che possa fare tesoro dei risultati, cioè non far sì che gli sforzi anche di metodo, diciamo, vadano persi, ma che alla fine di questo percorso se ne possa trarre un qualche insegnamento comune. Quindi l'accompagnamento da parte del Dipartimento io credo sia utile per questo, diciamo, ciascuno di noi farà i suoi esperimenti sul territorio, quello che ci aspettiamo dal livello centrale, almeno questa è la mia opinione, e poi diciamo un'offerta di sistematizzazione e di elementi di metodo e di strumenti teorici che dal livello centrale possono più utilmente arrivare. Spero che dopo la fase di progettazione, la fase sperimentale, ci siano altri momenti di confronto invece sull'avvio pratico e concreto delle azioni che ciascuno di noi ha intrapreso, e ovviamente saremmo ben felici di poter ospitare in futuro anche a Milano, diciamo, un incontro dal vivo in presenza, se e quando sarà possibile. Grazie. Benissimo. Grazie Assessore, grazie di questo contributo. Peraltro conosciamo bene la realtà del Comune di Milano che, diciamo, su tutto il tema dell'impresa sociale eccetera è molto avanti, ha già una esperienza molto consolidata, come dicevo al Ministro. L'esperienza che stiamo facendo con il Fondo Sociale, in particolare con il nostro progetto, quello Home for All, nel merito, non è questo il momento, sì. Due punti brevissimi. Il primo è che il nostro progetto tocca un po' quel nuovo mondo del social housing, quindi un nuovo modo di vedere quel tipo di impatto che va a toccare tutto il mondo dell'edilizia, tutto il mondo della presenza fisica sul territorio, che anche per effetto Covid, ma non solo, ha un po' rivisto le proprie logiche. Abbiamo provato con questo progetto a sperimentare sul campo il valore della partnership pubblico-privato, che dal nostro punto di vista è fondamentale non tanto per far partire questi nuovi progetti, ma per consentire a questi nuovi progetti che possano essere sostenibili a lungo periodo. Questo è un po' il ruolo che vogliamo che sia per la pubblica amministrazione locale, quello di lanciare nuove iniziative, ma iniziative che siano in grado di sostenersi anche parlando di modelli di business propri, quindi una capacità di autofinanziamento, quindi non necessariamente profit, ma di autofinanziamento che al di là del contributo pubblico possa generare impatto sul territorio nel lungo periodo. Altro aspetto, e qui poi mi taccio, che questa iniziativa che apre appunto a questa partecipazione anche di capitale di soggetti pubblici, ma anche di soggetti, soprattutto di soggetti privati, ha visto il coinvolgimento di anche di soggetti oltreoceano. Abbiamo coinvolto i nostri partner di Baltimora che hanno manifestato un forte interesse ad entrare nel capitale, e questo per noi è stato un elemento importante, uno per misurarci su uno scenario che non è solo il nostro orticello, questo è fondamentale per noi, ma l'altro che ci ha confortato che politiche in grado di essere sostenibili al di là e non solo con l'intervento pubblico possono essere interessanti anche per soggetti ovviamente abituati a
anche altri meccanismi di ingaggio. Quindi queste sono un po' le due lezioni imparate da questo progetto, che ovviamente abbiamo messo e siamo disponibili a raccontare a tutti, affinché possa non solo essere punto per altri, ma anche una lezione per altre amministrazioni. Quindi ringrazio ancora, ed è fondamentale, vi ripeto, il confronto che anche questa occasione ci consente. Grazie a tutti. Ah, scusate perché insomma abbiamo qualche fragilità di sistema. Dicevo che la coprogettazione, quindi l'innovazione anche sulla riforma del terzo settore, è un fattore che entra anche importante in questa fase. Aver partecipato al bando innovazione ha permesso, direi, soprattutto alla struttura comunale di fare veramente un esercizio, perché è stato mettendo in mezzo sì la collaborazione con una rete di soggetti che sono già, come diceva la collega di Milano, già noti e già partner di una serie di progetti esistenti sul territorio, ma soprattutto mettendo in mezzo la finanza innovativa e la misura dell'impatto sociale, che sono ad oggi elementi ancora non sperimentati e non noti. Quindi il primo elemento positivo naturalmente è questo, già di una crescita che tutti insieme abbiamo fatto nel partecipare, quindi nella predisposizione del progetto per aderire al bando, che è già stato fatto, è già un elemento di crescita non indifferente. Abbiamo delle forti aspettative attraverso le fasi successive, proprio perché abbiamo ben idea, e lo diceva prima la Ministra, di come i sindaci e le amministrazioni sono il primo fronte rispetto al quale il cittadino si rivolge per avere risposte a bisogni importanti, e sappiamo come le risposte ad oggi nelle nostre mani, cioè quelle più istituzionali, hanno il difetto di essere troppo rigide o per parametri paletti o per mille altri cavilli. Trovare una collaborazione che sia regolata da regole precise, e per questo conto anche sul lavoro che il decreto semplificazione può, cioè tutto il lavoro sulla semplificazione può offrirci, però regole precise che permettono ad ogni soggetto pubblico o privato di portare il contributo più utile alla soluzione del problema, possa essere un ulteriore grande passo avanti anche per una pubblica amministrazione che sappia dare veramente risposte per il tempo odierno. Durante tutta l'elaborazione di questo progetto è accaduto anche il lockdown del Covid, e più volte ci siamo detti ma fossimo già in una fase successiva, nel senso che la nostra idea è ancora di utilizzare questo modello per provare a dare poi ancora ulteriori risposte. E per questo anche l'esperienza Covid, che ha portato fratture nelle abitudini, ma nel contempo evidenze ancora più forti nel dover trovare innovazione nelle risposte per i cittadini, ci ha convinto di essere un momento propizio per lavorare. E auguro buon lavoro a tutti e vi saluto ancora. Liberiamo il Ministro, che so che c'è un'altra sala pronta ad accoglierla dall'altra parte, e a fine giornata ti daremo il conto insomma di tutti i risultati del webinar, quindi ci vediamo più tardi. Intanto grazie per essere grazie stata voi. Con noi. Grazie. Grazie Ministro. Ora riprendiamo col programma della seconda parte, e abbiamo preparato delle slide. Che ora proverò a scorrere, diciamo, abbastanza velocemente, perché così lasciamo lo spazio anche per gli interventi e per un giro di intervento, diciamo, dei vari rappresentanti dei comuni, perché ci tengo ad avere un feedback sui documenti che abbiamo inviato, e in particolare sul documento che ora vado a esporre molto sinteticamente sul passaggio alla seconda fase della sperimentazione, perché immagino è un passaggio di grande interesse per tutti i comuni che sono con noi in questa sperimentazione, posto che potrete, come dirò alla fine, mandare anche delle osservazioni, dei contributi scritti, e ci diamo una scadenza, e da qui, diciamo, vi dirò una data della settimana prossima anche per recepire le vostre osservazioni scritte, visto che siamo tanti, abbiamo più
di 100 partecipanti al webinar e quindi anche il giro di tavola, insomma, dobbiamo contingentare molto i tempi. E intanto invito i miei colleghi e anche i colleghi del Formez, che ringrazio per l'azione di supporto continua che fanno al Dipartimento nella gestione del programma, mi riferisco a tutto il gruppo coordinato da Sandro Nardella del Formez e dagli altri colleghi che appunto ci offrono il supporto tecnico operativo perché diciamo il programma possa funzionare. E come ho detto in apertura, il webinar di oggi diciamo ci siamo dati tre obiettivi. Il primo è dare un po' una prima panoramica dei dati del monitoraggio del programma, e lo abbiamo fatto con la esposizione di Luigi Corvo, peraltro poi pubblicheremo questi dati proprio nel dettaglio e quindi saranno un dominio comune di tutti coloro che partecipano al programma. Il secondo obiettivo era quello proprio di fare un focus, è quello che ora io farò, sul passaggio alla fase 2 della sperimentazione che interessa da vicino proprio le amministrazioni comunali e tutti i partner di progetto. Terzo obiettivo, presentare la nascita oggi, come abbiamo detto al Ministro, della comunità COPIS, che è la comunità online di pratica sull'innovazione sociale e alla quale vi chiediamo di aderire, perché sarà un laboratorio comune di idee e di proposte che ci accompagnerà in tutto il percorso del programma triennale, e su questo sentiremo poi l'intervento del collega Andrea Cenderello del Formez. Ora, per restare sul tema centrale del webinar di oggi, questo del passaggio alla sperimentazione, voi sapete che il DPCM, quello di dicembre 2018, ha già disegnato, come dire, un'architettura del programma suddiviso in tre fasi, no? Noi siamo adesso nella fase 1, in cui i comuni devono produrre lo studio di fattibilità e il progetto esecutivo, e poi passeremo alla fase 2 in cui chiediamo appunto di mettere a terra quel modello, di procedere alla sperimentazione, a una verifica empirica del modello di innovazione sociale che hanno proposto, e poi la terza fase, che è quella della sistematizzazione, in cui chiediamo di incorporare quel modello nelle politiche pubbliche comuni. Sono le tre fasi che voi avete visto descritte anche nell'avviso di aprile 2019 e anche nel position paper che noi abbiamo pubblicato l'anno scorso. Per passare alla fase 2 noi pubblicheremo un secondo avviso, o meglio un'integrazione dell'avviso di aprile 2019, ma su questo vi terremo informati subito dopo l'estate, appunto sui tempi di pubblicazione di questa integrazione, di questo nuovo avviso, che vi consentirà di appunto candidarvi alla fase 2 del programma. Ora, vi abbiamo mandato un documento appunto sul passaggio alla fase 2, una sorta di vision, come dire, strategica, però come abbiamo scritto in apertura è anche una riflessione molto aperta, e io ho scritto una bozza di documento proprio perché ci tenevo ad avere le vostre osservazioni. Come vi ho detto, potete farle sia oggi ma anche mandarci dei contributi scritti alla mail che troverete alla fine di queste slide, in modo da passare poi a una versione definitiva. Ne discuteremo qui nel Dipartimento, ne parleremo col comitato di valutazione, in modo da avere, come dire, una visione completa della logica di fondo che governerà il programma da qui fino appunto alla fase 3. Nello scrivere il documento strategico è logico che il punto di partenza che ci siamo dati è uno sguardo, come sapete, provo ad andare avanti con le slide, non mi va, dov'è in direzione il... Marina, aiutate voi, ecco. Lo sguardo che abbiamo dato ovviamente a tutte le esperienze europee in materia di innovazione sociale, il Ministro ha fatto un riferimento alla necessità oggi più che mai di politiche pubbliche che abbiano i caratteri dell'innovatività e della resilienza, no? Noi come Dipartimento della Funzione Pubblica siamo molto convinti del bisogno di modelli organizzativi che rispondano a questi caratteri, appunto, come diremo, della generatività, del valore pubblico, dell'innovazione e della resilienza, favorendo nuovi modelli di partenariato pubblico-privato che abbiano, si muovano sempre nella logica della sostenibilità. E la sostenibilità, come vedete in questa slide, è nella sua triplice accezione: sostenibilità economica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale. E con questo pigio qui,
Dicevo, il punto di partenza, come avete visto in apertura del documento, è stato sempre il quadro europeo. Già la legge istitutiva del fondo ci chiedeva di guardare al quadro, all'esperienza internazionale ed europea in materia di innovazione sociale. E quindi ci siamo partiti, voi vi ricorderete, sin dal primo incontro che abbiamo fatto, di esposizione del programma, dal libro di Murray, il libro bianco sull'innovazione sociale, dalle pubblicazioni della Commissione europea, andiamo avanti. Io cito sempre nei miei interventi questo documento che voi che siete addetti ai lavori conoscete, che è Vision and Trends for Social Innovation for Europe, dove appunto abbiamo chiesto che i nostri progetti, no? Il nostro paniere di progetti presentasse almeno questi quattro elementi chiari. Il primo, come ha detto già accennato nel suo intervento Luigi Corvo, l'orientamento, direi un orientamento di medio periodo ai bisogni sociali per la generazione di outcome, intesi come creazione del valore pubblico. Poi in secondo luogo favorire processi di co-creazione con una struttura, un approccio proprio di tipo partecipativo. L'obiettivo, come vedete anche dal punto 3, è creare nuove forme di coordinamento sul territorio. Nel documento ho scritto la volontà di creare proprio coalizioni orizzontali sul territorio, no? Che superino appunto le logiche, diciamo, per compartimenti e per appunto silos based. E infine un'enfasi sul principio di appropriatezza, come ci dice l'Unione Europea, nell'allocazione delle risorse, che vuol dire che questi modelli che noi proponiamo devono essere modelli più efficaci rispetto alla soddisfazione dei bisogni e modelli più efficienti per ottimizzare l'utilizzo delle risorse che abbiamo a disposizione. Ecco, i progetti che abbiamo presentato secondo noi presentano questi elementi, quattro elementi chiave e che l'Unione Europea ci indica come fondanti proprio dei processi di innovazione sociale. E in questa slide abbiamo richiamato anche nel documento la famosa spirale di Murray dell'innovazione sociale, e noi pensiamo proprio che il nostro programma assume questa logica di medio-lungo periodo per accompagnare i processi di innovazione sociale. Il Dipartimento in questo si pone, come dire, come un abilitatore sul territorio dei processi di innovazione sociale. E come dicevo prima, i tre interventi li potremmo ricondurre appunto ai principali step della spirale dell'innovazione. L'intervento 1, che ha come obiettivo lo studio di fattibilità al progetto esecutivo, e noi siamo in questa fase, come sapete, potrebbe essere ricollegato alla dimensione dei prompts e proposal della spirale che vedete qui. L'intervento 2, prossima slide, che ha come obiettivo, come dicevo prima, la verifica empirica e la sperimentazione, la messa a terra di quei modelli, può essere ricollegato appunto ai due passaggi del prototype del sustaining. E infine l'ultimo intervento, quello che mira all'assorbimento, all'incorporazione di quel modello nelle politiche pubbliche locali dell'amministrazione comunale, alle ultime due fasi dello scaling e del systematic change. Ora, come vedrete dalla prossima slide, nel documento, e poi qui appunto passerò la parola, c'è qui alla mia destra Luigi Corvo che magari interverrà con maggiore dovizia di dettagli, e abbiamo dato un'impostazione particolare, cioè abbiamo deciso di partire nell'esposizione della visione strategica da una visione da qui a 3 anni, cioè cosa ci aspettiamo alla conclusione di questo programma. E poi da lì abbiamo tentato di fare un percorso a rebord, cioè proprio a ritroso, per andare all'intervento 2 e all'intervento 1 nel quale ci troviamo, proprio per cercare di capire, di chiarire il dove vogliamo andare. Ora, il FIS a regime, diciamo, nella terza fase, noi lo immaginiamo così, e ovviamente questa figura 2, come dirà anche Luigi Corvo, diciamo, magari ha qualche imprecisione che è determinata da un'esigenza nostra di semplificazione, di schematizzazione, e di questo siamo consapevoli, però diciamo contiene l'architettura essenziale del programma, no? Vedete, abbiamo il passaggio 1A che riguarda proprio il rapporto della funzione pubblica con le nostre amministrazioni comunali, perché io non mi stanco mai di dire che i processi di innovazione possono essere o a conduzione pubblica o a conduzione privata, abbiamo tanti processi di innovazione che già esistono nel mercato, ma noi ovviamente interessano quelli a conduzione pubblica, perché la mission del Dipartimento è il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni, cioè rendere i comuni capaci di gestire dei partenariati complessi sul territorio. E i partenariati che noi a cui stiamo dando avvio con questi 21 progetti sono veramente dei partenariati complessi. E poi c'è il rapporto del comune, il passaggio 2, col soggetto attuatore, che in genere è il capofila, diciamo, del,
il partenariato sul livello del territorio e poi il rapporto del soggetto attuatore con tutti gli altri partner, anche con i beneficiari, cioè i destinatari delle attività di progetto, i destinatari dei servizi che vengono erogati appunto nel modello che noi vogliamo sperimentare. Nella parte destra invece vedete i soggetti, diciamo, che compaiono, o meglio che appaiono con maggiore evidenza nella fase 2, come dirà Luigi Corvo, chiedo a lui poi di fare un approfondimento su queste dimensioni, ci tengo a sottolinearlo proprio come dipartimento, che per noi sono proprio come dire, il cardine di questa sperimentazione. E questa sperimentazione differisce dalle altre proprio perché ruota attorno e scommette su questi due concetti, cioè la misurazione e la valutazione degli impatti è proprio il punto attorno al quale ruota tutta la sperimentazione. Quindi ora chiedo a Luigi di fare un approfondimento su questi due concetti, cioè una chiara individuazione e mappatura degli outcome payer, chi sono quindi gli outcome payer, li dobbiamo avere chiari già adesso in sede di redazione dello studio di fattibilità del progetto esecutivo, e tutto il sistema della valutazione di impatto, che poi peraltro è il tema di cui si occupa la mia direzione generale e quindi che ci vede coinvolti in primo piano, e voi sapete che il soggetto valutatore compare diciamo nella fase 2, quindi proprio in questo passaggio è importante una riflessione su questo, ora che discutiamo di passare dalla fase 1 alla fase 2 della sperimentazione. Poi certo, gli investitori privati sono la condizione necessaria ma non sufficiente perché tutto il modello, diciamo, funzioni, no? Questo l'abbiamo chiesto proprio come condizione, e come spiegherà Luigi il loro coinvolgimento già c'è in questa prima fase, ma più importante, più impegnato, più maggiore engagement c'è già nella fase anche 2, e migliore sarà, più alta, diciamo, sarà la valutazione positiva delle vostre proposte. Ma a questo punto appunto chiedo a Luigi di fare un po' un focus su questi due concetti, diciamo in particolare la valutazione dell'impatto e la figura dell'outcome payer, anche con le slide successive. Non so se vuoi partire a commentare questa figura. Sì, magari facciamo un attimo. Ritorniamo alla figura. Prego Luigi. Sì, allora riprendo il concetto che ha espresso ora Marco De Giorgi, perché così come abbiamo chiesto a tutti i progetti di darci un orizzonte di medio termine, quindi ricordo proprio che il primo passaggio dei vostri progetti è stato raccontateci come intendete svolgere questo progetto nei suoi 3 anni, anche se vi stavate candidando soltanto al primo intervento. Allo stesso modo, nell'impostare il lavoro del programma, quindi diciamo del FIS nel suo complesso, intendiamo fare lo stesso tipo di esercizio, quindi innanzitutto per capire le scelte alla base, diciamo, dell'intervento 1 e poi del passaggio all'intervento 2, stiamo già dando l'idea di dove vogliamo arrivare con l'intervento 3. Allora, gli elementi che stresserei, cerco di limitarmi a 2 passaggi fondamentali. Quelli che ha già descritto Marco De Giorgi mi sembrano abbastanza chiari. Il passaggio, a mio avviso, su cui vale la pena concentrarsi è quello sull'emersione delle evidenze di impatto, che grazie, diciamo, all'intervento dei valutatori di impatto già in fase 2 potrà appunto sostanziarsi, e diremo qualcosa su come noi immaginiamo di dare degli strumenti, diciamo, dei codici, no? Dei linguaggi per poter confrontare anche le diverse lingue, no? Che i progetti parlano, e poi il ruolo fondamentale degli outcome payer anche, diciamo, in funzione della capacità di coinvolgimento degli investitori privati, perché accanto, vedete, a quel passaggio 1A c'è anche un passaggio 1B, cioè del come gli investitori privati intervengono all'interno dei progetti e come garantiscono in questo modo una continuità, una ciclicità a questi progetti nel tempo. Allora, andiamo innanzitutto su che tipo di codice utilizziamo sull'emersione di queste evidenze di impatto. Allora, innanzitutto, per semplificarci un po' la vita, abbiamo detto dobbiamo affrontare questa complessità cercando di decodificarla. Accetteremo ovviamente sia outcome di tipo quantitativo sia outcome di tipo qualitativo, ma individuiamo quali outcome sono di un tipo, quali sono dell'altro. I primi li abbiamo definiti hard, anche in questo caso ricollegandoci con la letteratura internazionale che assume questo tipo
di terminologia, e sia gli outcome art che gli outcome soft possono avere una remunerabilità diversa. E questo è, lo ritroviamo nella terza categoria, negli outcome di tipo cashable, cioè quel tipo di outcome di natura hard o di natura soft che consentono la loro traduzione in chiave finanziaria e che quindi consentono quello che anticipavo anche precedentemente con l'analisi appunto dei 21 progetti, consentono di tracciare il valore generato dai progetti in termini di minori costi o maggiori entrate. Ecco, questo è un passaggio particolarmente importante perché vedete, da questa analisi di impatto discende la tipologia di processi da attivare per l'ingaggio degli outcome payer, che è la seconda area su cui faremo un rapido focus. Ecco, allora, gli outcome payer chi sono? Lo trovate espresso meglio nel documento che vi è stato inviato, ma gli outcome payer sono quegli stakeholder che beneficiano di questo maggior valore che l'outcome è stato in grado di generare. Allora, potremmo fare anche degli esempi, ma innanzitutto guardiamo che c'è una distinzione fra gli outcome payer. Abbiamo voluto, anche questo è fatto diciamo con la finalità di facilitare il lavoro dei 21 partenariati, distinguere in outcome payer diretti, cioè quei stakeholder che beneficiano del valore finanziario in modo diretto, cioè all'interno dei cui bilanci è direttamente visualizzabile l'effetto contabile positivo generato dall'impatto. Per outcome payer indiretti invece intendiamo quegli stakeholder che beneficiano sempre diciamo di quell'outcome, del valore generato da quegli outcome, ma che potrebbero non beneficiarne in termini contabili, quindi non c'è la visualizzazione sul loro bilancio del valore generato, ma ne beneficiano in termini di raggiungimento della mission. Per fare un esempio che poi ritroverete anche nel documento che vi è stato inviato, supponiamo molti dei vostri progetti si concentrano, hanno come area di outcome l'inserimento lavorativo. Nel caso dell'inserimento lavorativo e che potrebbe avere come proxy finanziaria la riduzione di strumenti di sostegno al reddito come ad esempio il reddito di cittadinanza, ecco allora il soggetto che eroga il reddito di cittadinanza grazie all'outcome inserimento lavorativo vedrebbe nel proprio bilancio una riduzione dei propri costi. Mentre una fondazione che opera nel territorio e che ha come mission quella di ridurre la disoccupazione nel suo territorio, avrebbe come vantaggio nel raggiungimento della sua mission il raggiungimento dell'outcome da parte del progetto. Ecco, questi due livelli consentono di poter collegare l'analisi di impatto al flusso, al valore diciamo, che viene generato fino a tracciare dove si deposita questo valore e quindi chi sono gli stakeholder da ingaggiare per dare continuità ai progetti. Aggiungo soltanto un piccolo passaggio su questo, perché analizzando poi concretamente i vostri 21 progetti, la gran parte indica proprio il comune come outcome payer e quindi come beneficiario di alcuni degli outcome che i progetti saranno in grado di generare. Quindi questo ci faciliterà da un lato il lavoro, perché vuol dire che la prima amministrazione interessata a remunerare l'impatto è il comune stesso. Dall'altro però chiederà uno sforzo di coordinamento all'interno delle amministrazioni e di forte dialogo con gli uffici di programmazione economico-finanziaria dei comuni stessi. Ecco, vedete, qual è diciamo, l'idea alla base di questo modello che abbiamo costruito? È che tendenzialmente i progetti che voi ci presentate possono avere due tipi di ricadute, cioè possono generare degli impatti sociali e ambientali diciamo, e possono generare diciamo, delle ricadute economiche positive. IGA sta per attività generatrici di ricavi. Qual è il punto su cui noi vogliamo stressare l'attenzione? È che le attività che generano ricavi, che quindi stimolano, diciamo, incontrano la disponibilità a pagare degli utenti, hanno una loro ciclicità data dalla remunerazione, no, monetaria del valore generato.
Laddove invece il valore generato non riceve una remunerazione monetaria, ed è il classico caso spesso, no, delle politiche pubbliche, l'impatto è, diciamo, l'estensione della capacità monetaria di cogliere il valore generato. Quindi in questo caso con gli outcome noi ci poniamo la sfida, che è molto interessante anche da un punto di vista proprio scientifico, di capire quel valore che non viene catturato dalle metriche finanziarie tradizionali. E quel valore, vedete, lo ritrovate qui di nuovo espresso secondo la terminologia che vi accennavo prima. Quindi outcome hard, outcome soft, outcome cashable. Quando l'outcome lo riusciamo a definire cashable, quindi siamo in grado di trasformarlo in minori costi e maggiori entrate, in quel caso, vedete, c'è un'area di sovrapposizione fra il valore sociale e il valore finanziario. In quell'area di sovrapposizione si genera un livello di sostenibilità del progetto che da sociale, da sostenibilità sociale, riesce a trasformarsi in sostenibilità economica. Questo connubio, questa integrazione fra sostenibilità sociale e sostenibilità economica è il vero punto, diciamo, d'arrivo dell'analisi di impatto che ci interessa, diciamo, apprendere dai progetti che voi realizzerete. E poi ovviamente lo ritroverete in tutta l'attività di supporto che faremo con i 21 comuni, che stiamo facendo in realtà già con 7 comuni è avviata, e con gli altri a seguire. Bene, prego. Scusate. Quindi vorremmo dare qui veramente degli highlight, no? Delle primissime illustrazioni su quali sono, diciamo, gli elementi alla base dei criteri di valutazione su cui i progetti verranno valutati appunto per il passaggio all'intervento 2. Questo credo sia importante anche per far emergere una coerenza fra quello su cui vi chiediamo di accendere l'attenzione e quello su cui poi gli stessi progetti verranno valutati per il passaggio all'intervento 2. Allora, innanzitutto ci sarà un set di criteri ovviamente su il livello, diciamo, di accuratezza dell'analisi del bisogno, perché se è vero che tutto parte dalla capacità di affrontare in modo innovativo i bisogni sociali, se non si mette a fuoco in modo quasi quantitativo il bisogno su cui si lavora, ovviamente tutto il resto della catena verrebbe compromesso. Il secondo passaggio dei criteri sarà sulla tipologia e il livello di innovatività delle soluzioni che mettete in campo proprio in risposta al bisogno da cui partite, e qui ovviamente c'è tutto un pezzo, diciamo, di criteri di valutazione su il ciclo di progetto, quindi anche sul livello di efficienza con cui avete immaginato di costruire il ciclo di progetto. Il terzo cluster di criteri invece si concentra proprio su come avete immaginato di costruire l'impianto valutativo dell'impatto dei progetti, e come immaginate anche di usare l'impatto come leva strategica per il coinvolgimento degli stakeholder. Andiamo su gli altri cluster, eccoli. Allora, il successivo riguarda la generazione di valore collegata alla analisi di impatto che voi fate, quindi la capacità di far emergere proprio quella trasformazione da impatto a maggiori entrate o minori spese, con la costruzione di un social business model e quindi con la capacità di individuare, di ingaggiare gli outcome payer. A questo punto nasce, diciamo, l'esigenza di creare delle condizioni amministrative, quindi fare dell'innovazione amministrativa affinché questi processi acquisiscano una robustezza, una solidità all'interno delle amministrazioni. Su questo dirà molto meglio di me l'avvocato Luciano Gallo. E per chiudere, come tutto ciò si sostanzia in un processo di innovazione sociale che, appunto, come diceva Marco De Giorgi, diventa di cambiamento sistemico all'interno delle organizzazioni. Quindi si riesce davvero ad acquisire una prospettiva multi-stakeholder, quindi va oltre anche il partenariato iniziale, parliamo diciamo in prospettiva, che ha generato questo progetto, e si riesce a costruire un modello di finanza d'impatto
che, può, che ci, ci fa intravedere le, la, la prospettiva di sostenibilità anche oltre il ciclo di finanziamenti pubblici che il progetto riceverà. Mi fermo qui e vi ringrazio. Bene, grazie Luigi, sei stato chiarissimo. E dei sei passaggi ultimi che hai toccato, e allora sappiamo il capitolo, quello sull'innovazione amministrativa. Allora, la prima cosa che io mi sento di dire, che poi riprenderò nel secondo intervento, è che la legge 205 del 2017, da cui tutto parte, è stato poi citato il DPCM, in realtà mi sembra anche un'espressione di una forma legislativa che non è una legge che regola, una legge che limita, una legge che certifica, una legge che attesta, ma è una legge che promuove, quindi appartiene al fascio di esperienze legislative che promuove, promuove l'innovazione sociale. Questo che cosa fa ricadere? L'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa, non a caso i comuni sono i beneficiari del contributo e quindi questa legislazione che si serve poi delle procedure, perché chiaramente l'evidenza pubblica è la via maestra sempre, va sempre nella direzione di rafforzare gli enti locali. E qui io mi permetto, perché ci tornerà utile anche nella seconda parte, ancorarci sempre, io che amo per esempio il testo unico degli enti locali, all'articolo 3, segnatevi l'articolo 3,2 e l'articolo 112, sempre del testo unico degli enti locali, sui servizi pubblici. In realtà questi due articoli ci dicono che gli enti locali devono svolgere la loro attività per la tenuta e la coesione socio-economica della comunità. E allora mi sembra anche di dire, la terza cosa banale, che le procedure non governano mai i processi di cambiamento, ma sono solo uno strumento e quindi c'è un nesso di strumentalità tra le procedure e le finalità dell'ente. Questo per dire che cosa? Non per dissuadere la vostra attenzione dalle procedure, che evidentemente la procedura anche dell'intervento 2 somiglierà e sarà figlia dell'impostazione generale del FIS, quindi lo dico subito, non è una procedura per ingabbiarla, non è una procedura per condizionarla, non è una procedura per indicare una via, come è stato già detto anche nei precedenti interventi, ma è un tema molto caro al consigliere De Giorgi, l'evidenza pubblica, la via maestra, il rafforzamento delle procedure, la certezza delle procedure è una precondizione, ma ovviamente tutto questo vi anticipiamo nella logica della massima collaborazione, nella logica del favorire la massima partecipazione dei comuni, della semplificazione degli adempimenti procedurali e qui un saluto anche al RUP generale e ai RUP specifici, anche un'attività di supporto che è stato fatto finora rispetto anche alla partecipazione alle procedure da parte dei comuni. Fatte queste premesse, per me doverose, perché è importante dare la giusta dimensione alle procedure che non comandano sull'intelaiatura e sulle finalità del FIS, quindi sono solo strumentali, è evidente però che per garantire l'evidenza pubblica bisogna rispettare poche regole, possibilmente scritte chiare, ragionevoli e proporzionate. E allora quali sono queste poche regole? È già stato detto al consigliere Giorgi, confermare l'impianto precedente, quindi mantenuto lo sportello, mantenuto la valutazione da parte del comitato, mantenuto l'impianto del precedente avviso dell'aprile 2019, perché si tratterà solo di una mera integrazione dell'avviso e qui vediamo anche la conferma dei criteri di valutazione, probabilmente troverete delle declinazioni, no? Criteri motivazionali. Però quello che voglio da subito sottolineare, forse questo è importante, la prima grande novità che potrete trovare nell'avviso è la netta distinzione da un lato dei requisiti di partecipazione, dall'altro delle condizioni di esecuzione. I requisiti di partecipazione sono come in un banale concorso, bisogna avere i requisiti alla data di presentazione della domanda. Mentre proprio per venire incontro ai comuni il Dipartimento si sta orientando proprio per alcuni passaggi procedurali che possono richiedere maggior tempo di richiedere ai comuni invece di completare questi pezzi che vedrò tra pochissimo nel caso della firma della convenzione con il Dipartimento, quindi non come requisito di partecipazione che bisogna avere subito, ma quando invece bisogna preliminarmente sottoscrivere la convenzione. Allora andiamo ai requisiti di partecipazione, anche qui ci si sta orientando verso dei semplici requisiti di partecipazione, quello banale, la prima famiglia, di aver completato le attività dell'intervento 1, quindi aver completato
anche da un punto di vista rendicontativo, non avere evidentemente problemi con il Dipartimento sull'avvio di procedure di risoluzione, le vogliamo considerare ipotesi di scuola, quindi non ne voglio neppure parlare, ma evidentemente due passaggi fondamentali, i requisiti per quanto riguarda il partenariato e i requisiti per il soggetto valutatore. Nell'economia complessiva del FIS il soggetto valutatore assume una rilevante importanza rispetto anche alla figura e ai compiti. Per quanto riguarda il partenariato, anche qui il Dipartimento verosimilmente si orienterà anche qui nel non dare, a fronte dell'eterogeneità dei 21 progetti mappati dall'amico Luigi Corvo, non si orienterà nel dare un'indicazione, ma l'indicazione generale è che il partenariato potrà essere confermato o eventualmente implementato. Rispetto a che cosa? Rispetto ai requisiti specifici dell'intervento 2, che sono requisiti relativi alla sperimentazione, sono requisiti in ordine all'aspetto economico che si correlano ad un importo del contributo diverso dall'intervento 1, 150.000 euro nell'intervento 1, 450.000 euro per quanto riguarda l'intervento 2. Da questo punto di vista troverete quindi dei requisiti di una sorta di capacità, cioè aver dimostrare di aver avuto una pratica, almeno annuale, in tema appunto di sperimentazione. L'idea è anche di mettere dei requisiti analoghi, quindi sostanzialmente riconducibili alle tre aree: lotta alla dispersione scolastica, animazione culturale e infine l'inclusione sociale. Da questo punto di vista me ne assumo la responsabilità personale e quindi lo dico a titolo personale, ma il decreto semplificazione credo che ci dia una grande mano a noi comuni rispetto anche ad eventuali forme di conferma o di ampliamento del partenariato, dal momento che il decreto semplificazione, come è noto, modifica l'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, quindi possibilità di procedere con affidamenti diretti oppure di far uso con soglie molto elevate alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. Per quanto riguarda invece le amministrazioni che hanno scelto la via della coprogettazione, è evidente che il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 131 del 26 giugno 2020 credo che abbia un po' diradato lo sguardo rispetto all'impostazione. Ovviamente da un punto di vista della procedura invece evidentemente bisogna continuare su quel solco. Sul soggetto valutatore l'avviso ovviamente indicherà dei requisiti specifici che vorrei definire minimi, che il soggetto valutatore, inteso sia come persona fisica oppure con un gruppo di lavoro di cui si avvale, requisiti minimi, quindi requisiti di partecipazione, ma l'avviso nei criteri di valutazione premierà anche l'extra dose, cioè le capacità curriculari ulteriori di cui dispone il soggetto valutatore. La procedura è una procedura, come detto, confermativa dell'impianto precedente, quindi una prima verifica di ammissibilità delle domande, la valutazione successiva da parte del comitato, la conclusione della procedura sulla base chiaramente dei criteri di valutazione. Consentitemi però, penultimo concetto, non voglio abusare del tempo e della vostra pazienza, delle condizioni particolari di esecuzione, quindi da un lato requisiti soggettivi di partecipazione, dall'altro lato condizioni di esecuzione. A che cosa abbiamo pensato? Ma per esempio al possesso di autorizzazioni nulla osta previste da normativa anche per esempio regionale, pensate alle strutture, pensate al mondo del sociale, che in questo caso devono essere ottenute, ma il Dipartimento si sta orientando a chiederle non già per presentare la domanda e la proposta progettuale, ma unicamente prima dell'eventuale sottoscrizione della convenzione di finanziamento. La seconda, che mi sembra molto importante da citare, anche questa la vorrei considerare come un'ipotesi di scuola e che non si verifichi mai, quindi è l'augurio che faccio ai 21 comuni, di aver sostanzialmente procedure di selezione del partenariato, di implementazione del partenariato definitive, che sostanzialmente non ci siano stati ricorsi e se ci sono ricorsi che queste siano definitivamente accertate. Quindi anche qui una sola condizione prima della sottoscrizione della convenzione. E da ultimo,
molti progetti ammessi a finanziamento prevedono l'utilizzo di beni immobili, anche qui il Dipartimento si sta orientando, volendo venire incontro ai comuni, di non richiedere un requisito molto bloccante, requisito di partecipazione, ma una mera condizione di partecipazione, che è l'eventuale regolarità amministrativa, urbanistica, il possesso, quindi ristrutturazione, sia fatta prima di poter sottoscrivere la convenzione di finanziamento. Anche nell'intervento 2, chiudo, viene mantenuto questo binomio tra convenzione, tra comune ammesso a finanziamento e dipartimento, e sottostante accordo di partenariato tra comune beneficiario e relativo partenariato. Inutile dire che le due convenzioni devono dialogare, perché è un rapporto ovviamente che intercorre tra le due convenzioni e tra le due parti. Ma mi permetto di dire, consigliere De Giorgi, che sia il Dipartimento che il gruppo di lavoro Formez sono state, ma soprattutto saranno, a disposizione nel percorso che faranno i comuni, perché quello che conta non è la forma e la procedura di passaggio alla fase 2, ma quello che riusciranno a raccontare e a dimostrare gli studi di fattibilità. Grazie per l'attenzione. Grazie Luciano, e grazie soprattutto dell'entusiasmo con cui accompagni sempre tutto, anche se adesso non c'è più bisogno che pubblichiamo l'avviso, perché già diciamo in pubblico. No, è una battuta, ovviamente ci stiamo lavorando. E ecco, gli amici dei comuni possono confidare che subito dopo l'estate, ecco, ne parliamo, e quindi vi presenteremo l'iniziativa. E grazie Luciano. Ho chiesto un contributo anche all'amico Giorgio Bisirri, che ora interverrà, perché avrete visto che vi abbiamo mandato accanto al documento strategico, su cui ci tengo, insomma, vi ripeto che vi chiedo eventuali idee, anche osservazioni e contributi scritti, anche se oggi magari non ci sarà il tempo per gli interventi, e vi abbiamo mandato altri documenti, e in particolare da ultimo avete visto che vi abbiamo mandato un allegato 3A che era richiamato dalle linee guida sulla rendicontazione del progetto. Ecco. Quattro sono gli aspetti su cui volevo focalizzare l'attenzione. Il primo afferisce alla logica con cui è stato costruito, è stato strutturato il sistema di monitoraggio. Quali sono gli obiettivi e le finalità che quindi sono riversate nell'articolazione dei contenuti dei vari documenti che sono stati già condivisi con tutti i beneficiari? Le milestone, quindi i momenti topici su cui ci soffermeremo e avremo modo di interagire Formez, DFP e singoli beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento, e infine un dettaglio sugli strumenti di reporting per condividere un po' quella che è la struttura complessiva dei documenti che sono stati strutturati. La logica con cui abbiamo costruito il sistema di monitoraggio è quella che avevamo già esplicitato nella presentazione delle linee guida. Abbiamo 21 progetti che rappresentano il piano nazionale sul fondo innovazione sociale, un numero di beneficiari limitato, visto che sono 21 le iniziative ammesse a finanziamento, che quindi, come dire, impongono attenzione, impongono l'attivazione di rapporti collaborativi, impongono a tutti noi di porsi non come controllori, cerberi, ma piuttosto come soggetti che accompagnano, condividono il percorso di innovazione che si sta tracciando, cercando anche di gestire, come dire, il problem solving in maniera condivisa laddove ci siano delle difficoltà. Quindi, da una parte, come dire, garantire la trasparenza, la correttezza e l'efficacia della gestione delle risorse, dall'altra parte però essere parte attiva e collaborativa di tutti i comuni, di tutti i partner che sono coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali. Quelli che sono gli attori del monitoraggio del ciclo di progetto, ribadiamo anche qui una cosa che è scritta in maniera molto esplicita, più volte ribadita sia nella convenzione che nelle linee guida: unico soggetto referente rispetto al DFP per ciascun progetto è il soggetto beneficiario, quindi sarà con lui che noi attiveremo ogni flusso informativo e documentale finalizzato ad acquisire elementi che ci consentano, come dire, di avere un follow up o di avere informazioni sull'avanzamento sia delle attività che delle riflessioni, dei contenuti e delle direttrici che sono state sviluppate all'interno degli studi di fattibilità, anche in una fase intermedia di progetto. Quali sono gli obiettivi su cui ci siamo focalizzati nel costruire il sistema di monitoraggio? Li distinguiamo in due momenti logici, che poi sono le due milestone che ritroveremo nelle slide successivi, cioè il monitoraggio intermedio, quello che, come da linee guida, abbiamo definito a metà del ciclo di vita di progetto, quindi a metà della durata del cronoprogramma di ogni singola iniziativa, e il monitoraggio e la valutazione finale da
verificare al termine delle attività progettuali, quindi al termine della fase di elaborazione dello studio di fattibilità. Gli obiettivi sono ovviamente complementari, anche se distinguibili, nel senso che per quanto riguarda il monitoraggio intermedio, grande attenzione è legata all'avanzamento fisico e procedurale del progetto. Ovviamente, come avrete avuto modo di verificare, non c'è un avanzamento finanziario, quindi non verrà chiesta rendicontazione al metà del ciclo di progetto. Altro aspetto sicuramente è monitorare la significatività, la rilevanza e la conformità delle direttrici che si stanno assumendo, no? Per quanto riguarda l'elaborazione dello studio di fattibilità, quindi un follow up dei contenuti su cui si stanno articolando, come dire, le riflessioni interne alla partnership, con riferimento a tutti gli aspetti che il consigliere De Giorgi e l'amico Luigi sottolineavano prima rispetto al ciclo dell'impatto. Ultimo aspetto, evidentemente condividere le eventuali criticità e disallineamenti in modo da non compromettere il successo dell'intervento. Una specifica sezione dedicata a questi aspetti, chiaramente vi chiediamo di anticipare e di avere un rapporto molto dialogico con il DFP e con il gruppo Formez per ogni eventuale criticità, piuttosto che aspettare di formalizzarla nello strumento di reporting. Gli obiettivi del monitoraggio e della valutazione finale sono per certi aspetti complementari, anzi di ultimazione rispetto al ciclo di progetto, quindi non solo l'avanzamento fisico e procedurale ma anche finanziario di tutto l'intervento gestito con riferimento all'elaborazione dello studio di fattibilità. L'acquisizione e la sistematizzazione logica dei piani di fattibilità che fa riferimento all'allegato 3A di cui accennava prima il consigliere De Giorgi, che ci consentirà di acquisire in maniera sinottica per tutti i progetti tutti quelli che sono gli elementi di merito per valutare la bontà delle riflessioni formalizzate all'interno degli studi di fattibilità. Una delle riflessioni fatte è stata quella di non strutturare un indice rigoroso cui debbano necessariamente attenersi tutti i beneficiari nell'elaborazione dello studio di fattibilità, ma alcuni elementi sono determinanti, essenziali per un'effettiva valutazione della cantierabilità, della bontà e della sostenibilità degli outcome secondo i modelli che sono stati ideati, per cui una lettura sinottica che incroci le logiche dello studio fattibile elaborato dal singolo beneficiario con lo strumento di reporting era necessaria. Un ultimo aspetto, quello di esplicitare la work background structure, cioè il progetto esecutivo proposto emerso per la fase di sperimentazione. Le milestone sono quelle che definite già nelle linee guida comunicate e pubblicate sul sito del DFP, quindi abbiamo la trasmissione dell'allegato 2 lo strumento di reporting intermedio. Al termine del progetto, al tempo T più 30, cioè 30 giorni dalla conclusione dell'attività progettuale, la trasmissione dell'allegato 3A e al termine delle attività progettuali più 60 giorni l'allegato 3B. Il 3A fa riferimento chiaramente al reporting fisico e procedurale, l'allegato 3B a quello finanziario, cioè lo strumento di rendicontazione. Si è ritenuto di distinguere due momenti per garantire la riduzione dei tempi di valutazione dei contenuti emersi allo studio di fattibilità, così come riportati anche sistematizzati nell'allegato 3A, ma lasciare anche a tutti i beneficiari e partner un tempo congruo di 60 giorni per chiudere tutto il ciclo rendicontuale finanziario delle quietanze legato alla gestione dei singoli progetti dell'intervento 1. Gli strumenti e la loro articolazione, l'intervento 2A è a vostra disposizione già da diverso tempo. Cosa prevede l'allegato 2A? Una descrizione delle attività svolte, quindi una relazione descrittiva analitica di come sono state condotte le attività, quali sono le azioni realizzate, con quali risultati intermedi. Una focalizzazione sui punti di forza e le eventuali criticità incontrate nella gestione delle attività progettuali. Gli scostamenti rispetto alla programmazione dell'attività vi chiederemo di formalizzarli in maniera puntuale, ma vi ribadisco che è molto più proficuo, collaborativo, avere un'anticipazione, cioè gestire eventuali scostamenti o criticità nel momento in cui insorgano, piuttosto che formalizzarli esclusivamente nel sistema di reporting, anche per quanto diceva l'avvocato Gallo in merito proprio all'attivazione di un rapporto collaborativo nella gestione dei punti di rottura che possono esserci nel ciclo di progetto.
una valutazione del vostro livello di raggiungimento dei risultati attesi, le modalità e l'efficacia del coinvolgimento di tutti i soggetti partner con un focus specifico sull'investitore e sugli stakeholder, e poi una valutazione comparata fra il progetto esecutivo presentato e approvato dal DFP in sede subito dopo la firma della convenzione e l'effettivo stato d'avanzamento delle attività progettuali. A questa sezione descrittiva trovate all'interno dell'allegato 2 un elenco di documenti che vi chiediamo di trasmetterci unitamente allo stesso. C'è un indice dello studio di fattibilità, così come la partnership lo sta ideando, lo sta strutturando, in modo da capire l'esaustività dei contenuti che si stanno prevedendo e la loro coerenza rispetto alla visione complessiva che è stata illustrata nelle relazioni precedenti. Un long abstract in cui vi chiediamo, in realtà con 2000 caratteri, di descriverci lo stato d'avanzamento raggiunto, le criticità e le modalità di risoluzione delle criticità affrontate, e poi un workflow che descriva un po' quelle che sono le attività prevedibili sulle quali ci si sta orientando per la gestione dell'intervento e della sperimentazione. Quindi quali sono le attività, più o meno la cadenza temporale, la distribuzione tra eventuali partner delle azioni puntuali specifiche che vanno a essere realizzate, l'individuazione dell'outcome sociale, la sua remunerabilità, l'identificazione del soggetto pagatore dell'impatto, se già fatto o potenziale soggetto pagatore, nonché le modalità, la strategia, le azioni che si intendono mettere in campo per garantirne un efficace engagement, un coinvolgimento attivo del soggetto pagatore dell'impatto all'interno della fase di sperimentazione. Con riferimento all'allegato 3, che è il documento a cui faceva riferimento prima il consigliere De Giorgi, ha una natura molto specifica, nel senso che è stato ideato come un documento, come dire, che accompagna un processo di transizione delle progettualità in atto tra la fase 1 e l'eventuale fase 2 della sperimentazione. Quindi diventa, come dire, un documento che fa sintesi di quanto è stato compiuto, ma allo stesso tempo traccia lo scenario sia di merito che esecutivo rispetto a quanto si propone di fare nella fase della sperimentazione. Tant'è vero che è stato articolato in tre sezioni specifiche: la prima, che ci dà contezza e chiude la gestione del ciclo del progetto sullo studio di fattibilità; la seconda, in cui viene chiesta in maniera descrittiva di esplicitare quelli che sono alcuni elementi valutativi, contenutistici dello studio di fattibilità, secondo quella prospettiva sinottica per tutti i progetti che sposa la logica della valutazione cui l'intervento di Luigi Corvo faceva prima riferimento, e la work background structure emergente dal progetto per l'intervento 2, cioè la progettazione esecutiva che i singoli beneficiari hanno ideato per la fase della sperimentazione. In maniera molto rapida vediamo le tre sezioni. Abbiamo la prima fase, che è la sezione sul ciclo di progetto, che quindi la descrizione sostanzialmente, senza andare nel dettaglio, si tratta di reiterare quei contenuti che abbiamo precedentemente presentato per il report intermedio, chiaramente con un approccio più valutativo di fine progetto. Chiaramente fanno parte integrante dell'allegato 3A lo studio di fattibilità, comprensivo del suo piano esecutivo, che diventano sostanzialmente l'output, il deliverable, scusatemi, finale di tutta la fase dell'intervento 1. Per quanto riguarda la seconda sezione, non ritengo di non dilungarmi, perché non facciamo altro che ribadire le sei aree di osservazione, cioè l'analisi del bisogno, la descrizione della soluzione proposta, la misurazione, la remunerabilità dell'impatto, eccetera, che erano state presentate prima come le aree di attenzione sulla quale saranno valutati i progetti per accedere alla fase 2 della sperimentazione, che non sono altro che un'ingegnerizzazione di quelle, una ridefinizione di quelli che erano gli ex, cioè i criteri di valutazione già esplicitamente previsti nell'articolo 10 dell'avviso del 5 aprile, a valere sul quale i vostri progetti sono stati ammessi a finanziamento. Una fase finale che, ci siamo detti, altro non è se non la modellizzazione del progetto esecutivo, delle attività e del work package con i partner responsabili delle singole azioni, e la puntuale identificazione degli output, dei deliverable, ma anche degli outcome che sono collegati ai singoli work package, in modo tale da avere, come dire, contezza di qual è il piano di lavoro operativo e cantierabile che emerge dallo studio di fattibilità in una prospettiva di sperimentazione.
L'ultima slide, ma non perderò molto tempo a esaminarla, per chiudere il ciclo del monitoraggio, è il modello 3B che è a vostra disposizione già da molto tempo, sul quale alcune FAQ sono già state presentate, alle quali abbiamo risposto, che sostanzialmente la struttura all'interno della quale vi verrà chiesto di formalizzare, come dire, il reporting amministrativo, quindi la rendicontazione del progetto secondo il piano economico e finanziario che è stato da voi presentato. Finisco qui la presentazione, credo che ci saranno comunque altre occasioni, anche immagino a partire dalla presentazione dell'avviso a settembre con tutti i partner, per approfondire poi i contenuti analitici, soprattutto dell'allegato 3A. Vi ringrazio. Bene, grazie Giorgio, sei stato molto chiaro. E poi, come ripeto, avremo di nuovo il supporto delle slide che rendiamo disponibili dopo il webinar. E immagino che siano informazioni molto utili per tutti i colleghi delle amministrazioni comunali. E direi allora che possiamo iniziare, per accelerare i tempi, per non andare lunghi, a passare alla terza fase, alla terza parte del webinar. Però intanto vi invito, ecco, se avete osservazioni o volete formulare dei quesiti, ma riscriviamoli nella chat. E proviamo a raccogliere, a fare una prima cernita, una prima raccolta qui con i nostri collaboratori del Dipartimento e del Formex, e i quesiti che riusciamo in tempo, diciamo, facciamo in tempo a rispondere, rispondiamo subito, se no non vi preoccupate, comunque vi daremo prima della pausa estiva un feedback a eventuali quesiti che volete porre sui documenti che vi abbiamo inviato per oggi e che vi stiamo esponendo. E l'ultima parte del webinar, ecco, prima di aprire un po' un giro di interventi, riguarda la presentazione di COPIS, questa nuova comunità online che noi vogliamo dedicare ai propri temi dell'innovazione sociale, e che vede appunto come primi protagonisti il Dipartimento, con il primo appunto gruppo dei 21 comuni che ci accompagnano in questa sperimentazione. Come ho detto, COPIS vuole essere un laboratorio di idee, di proposte, un luogo di approfondimento di molte tematiche e problematiche che sono comuni. Cercherò di essere breve. Come giustamente detto, già in anticipazione, si tratta sostanzialmente di una proposta. Le comunità di pratica, come molte comunità online, nascono fondamentalmente dal basso, quindi a partire da fabbisogni reali, e questo webinar è un po' una delle occasioni che noi stiamo sfruttando proprio per questa, chiamiamola analisi del fabbisogno, perché di fatto noi abbiamo già iniziato a farla con degli incontri individuali con i comuni, con alcuni comuni, quindi cercherò appunto di intanto introdurre sostanzialmente il concetto di comunità di pratica, partendo dal presupposto che non tutti necessariamente sanno in dettaglio di che cosa si tratta. Di fatto è una modalità di apprendimento collaborativo che parte dalla condivisione di un sapere molto pratico ed è finalizzata sostanzialmente a generare ulteriore conoscenza, e quindi in un'ottica, come dicevo, di apprendimento. Quindi di fatto una comunità di pratica online è un gruppo di persone che condividono un interesse, dei problemi, mettono a disposizione le proprie conoscenze che sono spesso molto pratiche. Le principali e iniziali comunità di pratica, quelle almeno più famose, riguardano ad esempio lo sviluppo di software o l'utilizzo di software, fino ad arrivare addirittura a la comunità che si porta come esempio classico, che è quella dei riparatori di stampanti Xerox. Quindi è un modo per condividere una conoscenza, costruire una conoscenza laddove questa conoscenza non è presente in modo formale dentro dei manuali, dentro delle istruzioni, che è il caso di questo programma, che ha nella sperimentazione, nella sperimentalità, che la chiamerei così, uno dei suoi elementi principali. Di fatto la nostra comunità si svilupperà all'interno di una più ampia comunità, che è quella della rete Innovatori PA. È una sostanzialmente, qui vedete come appare questa grande comunità, fatta di tutti i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, ma non solo, anche i collaboratori delle pubbliche amministrazioni, che hanno interesse nel portare elementi di innovazione, non solo sociale come nel nostro caso,
ma anche tecnologica, anche amministrativa, hanno intenzione e interesse a portare e a diffondere questi elementi di innovazione, ebbene questa grande comunità di innovatori PA ospiterà anche la nostra di comunità, che è una comunità molto più specifica, quasi di nicchia direi, almeno in una sua prima fase, perché relativa ai progetti finanziati dal programma pluriennale. Com'è questa comunità di pratiche? Questa comunità di pratica ha sostanzialmente gli obiettivi che potete vedere, quindi si tratta di veicolare delle buone prassi, approfondire temi specifici di comune interesse per tutti i partecipanti alla comunità o anche solo per dei gruppi ristretti, favorire quindi l'apprendimento, supportare la condivisione di conoscenze e promuovere la condivisione del know-how sviluppato. Come dicevo, una comunità di pratica non è fatta solo per scambiarsi pratiche, ma anche per generare nuova conoscenza. E questo è un obiettivo che in qualche modo innerva un po' tutta la nostra sperimentazione, perché abbiamo parlato di innovazione amministrativa, abbiamo parlato anche di innovazione in termini di gestione dei progetti, di coinvolgimento di soggetti diversi con modalità nuove, e che questa comunità possa essere anche un po' un motore per generare questo tipo di innovazione è uno degli obiettivi che intendiamo porci fin da subito. Chi può partecipare a questa comunità? Può partecipare alla comunità dell'innovazione sociale in una prima fase i rappresentanti delle amministrazioni e dei partner che sono stati e che sono destinatari dei finanziamenti FIS. Quindi in una prima fase questa comunità sarà ristretta a noi, sostanzialmente a chi sta partecipando a questo webinar. Ma noi ci auspichiamo che nel tempo questa comunità evolva e diventi in una seconda fase sufficientemente coinvolgente da far partecipare anche progetti che non hanno direttamente o solo a che fare con il programma, ma che si occupano in maniera più ampia di innovazione sociale, quindi parliamo di università, centri di ricerca, altri enti pubblici non coinvolti al momento nel programma, fino ad arrivare ad essere un po' un punto di riferimento di una comunità più ampia di tutti coloro che sono interessati a promuovere i processi di innovazione sociale e ad innescarli. Quindi, come vedete, gli obiettivi sono piuttosto ambiziosi e ci vorrà del tempo. È chiaro però che, come abbiamo detto già all'inizio, una comunità funziona, soprattutto una comunità online funziona se è partecipata attivamente. Come detto, in una prima fase però la comunità sarà ristretta e avrà un accesso ristretto, vuol dire sostanzialmente che si riceverà, bisognerà iscriversi a un sistema di autenticazione, che è quello che vedete qui, di FP Out, che è il sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, e solo dopo questa registrazione si potrà fare richiesta di partecipazione alla comunità, e dopodiché il community manager, in questo momento approverò o meno la richiesta di iscrizione. In questa prima fase si tratta sostanzialmente un po' anche di un approccio un po' anche per tutelare questa fase di avvio, insomma, per muovere i primi passi con cautela in modo da costruire un percorso che sia il più possibile solido e partecipato. Aprire dall'inizio potrebbe comportare un rischio di dispersione, di distrazione da quelli che sono invece i temi più importanti in questo momento, che sono appunto quelli del passaggio dall'intervento 1 all'intervento 2. Vi faccio semplicemente vedere per un breve istante diciamo così, l'aspetto di questo work in progress, che è la nostra comunità di pratica al momento. Ecco qui, spero che la riusciate a vedere. Come detto, è assolutamente un lavoro in corso. Noi stiamo cercando di dare una forma a un contenitore
e insieme a voi metteremo qui dentro i contenuti. Quindi quella che vedete in questo momento è nient'altro che una proposta, appunto, di una struttura. Le funzionalità della comunità le potete vedere qui sopra, ma tra poche slide le vedremo un po' più in dettaglio. E torno alla mia presentazione. Eccoci qua. E, come dicevo, dopo aver effettuato la registrazione, si verrà autorizzati all'accesso. Per quanto riguarda i temi, ripeto, è un processo di cogenerazione, come ha detto anche il consigliere Giorgi, ed è questo un passaggio fondamentale. Tuttavia, per ora, come dicevo, abbiamo già iniziato, grazie all'interlocuzione con alcuni comuni, alcuni partner, a rilevare un primo fabbisogno, e questi sono i temi che al momento sono più rilevanti, e su questi noi a breve, se riusciamo già nel corso di questa giornata, se siamo nei tempi, vi invieremo dei sondaggi, dei questionari in cui ci aiuterete a dare importanza in ordine crescente ad alcuni di questi temi o a suggerircene altri. Per quanto riguarda gli strumenti di cui saremo a disposizione, sono 6 strumenti. Intanto ovviamente c'è un forum all'interno dei quali sarà possibile creare dei topic, quindi su argomenti specifici. Ci sarà uno spazio invece che prevede domande e risposte, a cui collaboreranno sicuramente gli esperti del Dipartimento e del Formez, e una wiki. La wiki, sostanzialmente tutti sicuramente conoscete Wikipedia, questo è uno strumento che noi utilizzeremo principalmente per sistematizzare la conoscenza che produrremo, per arrivare ad avere un linguaggio comune, un lessico comune, e questo faciliterà di molto l'interazione tra di noi e soprattutto aiuterà a creare un vero e proprio corpus di conoscenza. Gli altri 3 strumenti a disposizione sono gruppi di lavoro, vuol dire la possibilità per gruppi di partecipanti alla comunità di riunirsi in aree riservate per discutere temi specifici, problemi specifici, o perché no, addirittura immaginare altri progetti e altre attività. Avremo un calendario a disposizione che ci ricorderà le scadenze o attività che abbiamo in programma, e infine, come vi dicevo, noi periodicamente, oltre ad organizzare degli eventi che saranno almeno un prossimo periodo, un prossimo futuro fondamentalmente online, noi periodicamente cercheremo anche di stimolare e raccogliere i vostri feedback attraverso dei sondaggi. Per chiudere, una bozza di piano di lavoro che prevede sostanzialmente, intanto da parte nostra, entro i prossimi giorni, la chiusura di una fase di test da un punto di vista tecnico-tecnologico, direi, e dopodiché passeremo invece all'implementazione di alcuni contenuti base, quindi alcuni elementi intorno ai quali innescare le prime discussioni, i primi scambi, e cosa che noi dovremmo fare per l'inizio di settembre. Per la metà di settembre invece vi invieremo le istruzioni dettagliate su come iscriversi, completeremo le registrazioni autorizzandovi all'accesso, e ovviamente vi daremo a corredo anche un compendio su come si utilizza la comunità. Infine, noi speriamo di riuscire ad avviare di fatto le attività della comunità entro la fine di settembre. Questo è per farvi capire quali sono i nostri tempi. Io vi ringrazio dell'attenzione, e l'indirizzo innovazione@formez.it vale anche per qualunque domanda sulla comunità. La riprendo volentieri e saluto la dottoressa Giannella che mi passa la parola. Lo prendo il tempo per il secondo intervento, che è specificatamente dedicato
al FIS come motore di innovazione amministrativa, i progetti del FIS come motore di innovazione amministrativa. Credo che sia lo scopo di questo breve intervento anche un po' a chiusura, un po' come il documento che è stato analizzato dall'amico Luigi Corvo, che immagina invece la visione, il processo verso l'intervento 3 e poi anche una sorta di rielaborazione degli esiti che l'intero programma restituirà. Da questo punto di vista io mi sento di ribadire il concetto che ho sottolineato nel primo intervento, che non è casuale che nella legge 205, nel DPCM, nel primo avviso siano state messe in correlazione, il che quindi ha un senso, il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali beneficiari del contributo con l'innovazione sociale. Quindi la domanda retorica che ci dobbiamo fare è che cosa è l'innovazione sociale rispetto all'attività degli enti locali che si vuole rafforzare sotto forma di capacità. Da questo punto di vista, qui guardo la dottoressa Giannella, io mi permetto, assumendo le mie responsabilità, come faccio sempre, di dire che questa, secondo me, può essere anche una data storica, quella di oggi, di avviare una sorta di celebrazione della nascita del diritto dell'innovazione sociale in Italia, con un'anticipazione a livello europeo. Perché se la scelta legislativa è stata quella di vedere nell'innovazione sociale un processo trasversale per rafforzare la capacità degli enti locali, evidentemente diventa strumento per la costruzione di politiche pubbliche evidentemente resilienti, integrate, le cose che sono state dette da chi mi ha preceduto. E questi indici sono confermati dalla stessa mappatura dei 21 progetti ammessi a finanziamento, che rappresentano, io amo scherzare con l'amico Luigi e dire che quella mappatura lo chiamo il giacimento. Ecco, quello è un giacimento di ricchezza. E perché un giacimento di ricchezza? Perché contiene una pluralità di elementi eterogenei, tutti però ricondotti nell'unitarietà del progetto complessivo. E quali sono queste eterogeneità? Ma sono eterogeneità di composizione di partenariati, di modelli organizzativi nei tre ambiti di intervento. E da questo punto di vista mi sentirei già di segnalare una prima traccia di ragionamento, quello cioè di mettere a fattor comune, di valorizzare appieno anche la forza del quadro vigente normativo. Ecco, noi l'augurio che facciamo alle 21 proposte progettuali ammesse e che esaltino fortemente nella direzione della valorizzazione dell'innovazione sociale come motore di innovazione amministrativa anche la qualità della legislazione che abbiamo, perché noi siamo pieni di norme che già oggi consentono di valorizzare la dimensione dell'innovazione sociale. E quindi, per esempio, li troviamo nella disciplina sugli appalti, perché per la prima volta la direttiva appalti, tra l'altro ci avvicineremo tra poco alla riscrittura delle nuove direttive del 2014, ma le direttive del 2014 che noi abbiamo travasato nel codice dei contratti pubblici già contengono strumenti e secondo me, dottoressa Giannella, Rosaria, il banco FIS può essere anche un banco di applicazione nella direzione dell'innovazione sociale di strumenti innovativi e faccio riferimento al partenariato per l'innovazione, a titolo esemplificativo, al dialogo competitivo, alle procedure competitive con negoziazione, alle concessioni, al partenariato pubblico-privato, ma anche evidentemente a due concetti importanti che ritroveremo tra pochissimo. Il ruolo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che nella impostazione della direttiva diventa un rapporto tra qualità e prezzo. E allora nella qualità noi troviamo anche le esigenze sociali, lo troviamo scritto nelle direttive, lo troviamo scritto nell'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, quindi la possibilità non solo nella valutazione delle offerte ma anche nella costruzione degli affidamenti valorizzare l'aspetto delle esigenze sociali. Ovviamente
queste esigenze sociali le troviamo anche in altre norme del codice dei contratti. E quindi lo studio di fattibilità, altro che non è che il progetto, per esempio, in un affidamento negli appalti, qui riferimento all'articolo 23,15 del codice dei contratti pubblici. Chi si occupa di gare sa che nell'articolo 23,15 noi troviamo anche le esigenze sociali. È stato già detto della riforma del terzo settore, della sentenza della Corte Costituzionale, ma mi piace perché nella mappatura anche delle soluzioni giuridico-amministrative noi abbiamo trovato anche da parte di comuni ammessi a finanziamento il riferimento all'impresa sociale. Allora, anche questo ritengo che sia un tema che l'intervento 1 e per quelli che passeranno all'intervento 2 sarà anche un tema di sviluppo importante, perché è una disciplina nuova che, per esempio, valorizza l'attività di interesse generale di questa forma giuridica particolare ibrida, perché è un'impresa, ma è un ente di terzo settore, ma al tempo stesso è un'impresa che svolge un'attività di interesse generale. Allora qui noi troviamo anche la possibilità di finanziare con una detassazione queste imprese, quindi un lavoro anche da un punto di vista soggettivo. L'altra cosa che potrebbe essere un tema di grande riflessione nella direzione del rafforzamento della capacità amministrativa è capire rispetto ad alcune materie che sono gli ambiti di intervento, soprattutto penso all'animazione culturale e all'inclusione sociale, che ruolo può dare anche la legislazione regionale, perché sono ambiti nei quali le regioni hanno anche qualcosa da dire. Qui cito, in ordine di tempo, la recente legge della provincia di Trento, per esempio, che ha scelto di tipizzare i servizi sociali e sociosanitari anche come servizi di interesse economico generale. Quindi mi verrebbe da dire anche nella direzione della riscrittura europea del futuro regolamento, dell'aggiornamento del regolamento sui servizi economico generale, così come è in via di pubblicazione la nuova legge della Regione Toscana sulle norme di promozione degli enti di terzo settore, o altre regioni si sono incamminate. Un altro tema che secondo me vale la pena di citare, e almeno non ne abbiamo trovato traccia nei 21 progetti ammessi a finanziamento, è il possibile ruolo nella direzione del rafforzamento della capacità amministrativa dei regolamenti comunali. Cioè, se l'innovazione sociale diventa il processo per modernizzare le politiche pubbliche, una sede naturale nei comuni potrebbe essere appunto la sede dei regolamenti, perché il regolamento è la fonte normativa principe dei nostri amati comuni. Ovviamente si parla di innovazione sociale e io naturalmente citerei anche la valutazione dell'impatto sociale, ricordando che in attuazione della legge delega sulla riforma del terzo settore, con decreto del Ministero del Lavoro 23 luglio 2019, noi oggi abbiamo in Italia, primi in Europa, le linee guida sulla valutazione di impatto sociale. Ebbene, per i comuni che hanno scelto come ambito materiale e normativo quello di far riferimento appunto al mondo del terzo settore, ecco, credo che anche questa sia un'altra traccia. Così come mi permetto davvero, Rosaria, telegraficamente, di nominare anche delle opportunità che possiamo immaginare dal decreto rilancio convertito in legge, quindi la legge 77 del 2020. E quindi cito semplicemente articolo 38 sul rafforzamento delle start-up innovative, e quindi anche qui di vedere come modello giuridico start-up innovative, magari a vocazione sociale, il 38 ter sulla promozione del sistema delle società benefit, così il 43 bis sui contratti di rete con causale di solidarietà, nonché l'articolo 89 della legge di conversione al decreto di rilancio, molto importante per almeno l'ambito dell'inclusione sociale, perché viene tipizzata, viene indicata la scelta del legislatore di qualificare normativamente i servizi previsti nell'articolo 89 come servizi pubblici essenziali. Quindi abbiamo un collegamento con la disciplina sui servizi pubblici a cui avevo fatto riferimento nel primo intervento. Vado velocemente a chiudere, l'auspicio, l'augurio di trovare che cosa negli studi di fattibilità? Un'analisi dei bisogni, anche che intercetti nuovi bisogni dall'emergenza
dall'emergenza Covid e quindi conseguentemente modelli innovativi di organizzazione e di erogazione dei servizi e quindi anche modalità innovative di relazione tra pubbliche amministrazioni e partenariati. Da questo punto di vista abbiamo più volte anche negli incontri uno ad uno con i comuni chiesto anche di segnalare proposte anche de iure condendo e quindi alcune domande che sono al momento domande aperte ma nella direzione dell'innovazione amministrativa, come far coabitare politiche pubbliche di innovazione sociale con la valutazione di impatto e l'uso di strumenti di finanza ad impatto sociale, in questo caso il riferimento ai principi contabili e quindi anche alla competenza di Alessandro Beltrami e di Valentina Canalini nel gruppo di lavoro sono evidentemente dei riferimenti necessari, ma anche qui una domanda retorica, se ed in che misura rispetto al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso l'innovazione sociale ci sarà anche una nuova declinazione del principio di economicità. Io credo che sia una domanda importante se noi introduciamo i concetti di outcome payer e se introduciamo anche il tema della finanza di impatto sociale. Qui voglio solo proprio telegraficamente ricordare alcune cose di legislazione vigente. L'articolo 96 del codice dei contratti pubblici, recependo la direttiva appalti, introduce in Italia il concetto di costo di ciclo di vita del progetto, quindi dell'appalto. Ebbene, con l'innovazione sociale non c'è un costo del ciclo di vita, ma addirittura c'è una utilità rispetto alla comunità, c'è anche una compartecipazione. Quindi in Italia rispetto all'Unione Europea noi potremmo avere un minor costo del ciclo di impatto di vita del servizio, così come l'articolo 30 vigente del codice dei contratti pubblici ci dice chiaramente che il principio di economicità può essere subordinato ad esigenze sociali. Allora mi verrebbe da dire che non dobbiamo cambiare necessariamente norme perché già oggi noi abbiamo un principio di economicità che può essere affiancato dai principi della coesione sociale. E quindi chiudo perché era il tema affidato se l'innovazione sociale può diventare un motore di innovazione amministrativa. La risposta, vedo di nuovo il consigliere De Giorgi, è sì, e l'augurio che io faccio a questi 21 progetti che inaugurano un diritto dell'innovazione sociale, cioè rispetto al quale la PA non è solo quella che applica correttamente le norme, ma usa il diritto dell'innovazione sociale secondo un uso strategico, quindi lo fa pescando dal codice dei contratti pubblici, lo fa pescando dai servizi pubblici, lo fa pescando dai SIEG, lo fa pescando dal codice del terzo settore e lo fa cioè nella direzione cioè di usare l'innovazione sociale come fattore di cambiamento della propria organizzazione. Abbiamo visto la mappatura, i 21 progetti originano anche da centri di responsabilità amministrativa varia. L'augurio che io mi farei è di vedere sempre di più addirittura una funzione trasversale apicale dell'innovazione sociale, come funzione trasversale dell'intero ente, ma così come cambiamento delle politiche. Abbiamo visto 21 progetti dove l'innovazione sociale coniuga lavoro e altri settori, coniuga inclusione sociale e housing e quindi integra le politiche. Quindi abbiamo già una risposta positiva alla domanda retorica che ci facevamo, ma soprattutto l'innovazione sociale, se, come diceva l'amico Luigi Corvo, deve poter far misurare gli impatti, evidentemente questo impatto da ultimo è l'impatto sulla comunità. E chiudo per come ho iniziato, perché se si misura un impatto positivo sulla comunità, la pubblica amministrazione ha fatto bene il suo mestiere perché ci ha riportato all'articolo 3 del testo unico degli enti locali con cui ho iniziato. E vi ringrazio anche per questa opportunità. Bene, grazie Luciano, sei stato molto chiaro, ti ringrazio, e anche perché hai anticipato insomma delle cose anche che volevo dire. E io direi allora, ci avviamo verso la conclusione, ho provato a dare una occhiata alla chat e la domanda più ricorrente è se mettiamo a disposizione i materiali, quindi rassicuriamo tutti i comuni e anche i partner di progetto che ci sarà subito dopo il webinar, metteremo appunto a disposizione tutte le slide e oltre ai documenti che già vi ho inviato nei giorni scorsi, proprio perché l'obiettivo era trasformare questo webinar veramente in un momento di lavoro e di confronto con i comuni. E ho già fatto richiesta, peraltro, e la ripeto,
di mandarci, io direi, stavo guardando il calendario, e potremmo darci come scadenza il 3 agosto, in modo che raccogliamo tutti i vostri contributi e osservazioni scritte sia sul documento, diciamo, di vision del programma triennale e sia sugli altri documenti tecnici che vi abbiamo mandato, perché il nostro obiettivo era di darvi degli strumenti di supporto sia in questa fase di reportistica intermedia, ma anche nel report poi finale che chiude la fase 1. E quindi diamoci come scadenza il 3 agosto per contributi scritti. Rispondo alla domanda più ricorrente, registrazione anche webinar, sì, chiederemo ai colleghi del Formex, che ringrazio di nuovo, e di mettere a disposizione anche la registrazione di oggi, perché leggevo da alcuni messaggi che mi avete mandato e qualcuno si è perso la parte iniziale, diciamo un po' più politica, che abbiamo avuto con il ministro D'Adone, ma potrà riascoltarla appunto attraverso la registrazione. Prima di riaprire il tavolo, vedo che ci ha raggiunto il vice sindaco del comune di Lecce, ingegnere Alessandro Degli Noci. Vice sindaco, sei in collegamento, vuoi fare un intervento? Ci sei? Facci sapere. Allora, intanto che cerchiamo di avere una risposta dal Comune di Lecce, e provo a lanciare due o tre item magari di discussione su cui mi farebbe piacere animare, diciamo, il dibattito con voi e il confronto, e ovviamente non pretendo, come ho detto, di farlo in questa mezz'ora, ma appunto anche con uno scambio di mail noi ci leggiamo tutto. Provo a lanciare dei temi su cui vorrei avere un vostro riscontro, perché è molto utile per il dibattimento. E avete visto l'efficace presentazione che ha fatto Cenderello sugli obiettivi che ci siamo dati con la costituzione di questa comunità di pratica che abbiamo chiamato COPIS, a cui vi chiediamo di aderire, e vi chiederei, ecco, fondamentalmente che tipo di supporto, di aiuto vi aspettate nell'ambito di questa comunità, no? Che io immagino, come ho detto, come un laboratorio proprio ongoing che seguirà tutto il processo che abbiamo messo in piedi. Se vi aspettate un supporto di expertise, se vi aspettate che apriamo dei tavoli di confronto, se vi aspettate che condividiamo delle buone pratiche, ecco, su questo ci tengo molto ad avere un vostro contributo. E poi dalle slide di Cenderello avete visto che abbiamo già proposto degli approfondimenti verticali tematici, no? Su strumenti amministrativi, su cui è intervenuto l'avvocato Gallo, sul tema della misurazione e valutazione dell'impatto, di cui ha parlato Luigi Corvo, e sulla finanza d'impatto, sui problemi della contabilità pubblica e così via. Anche su questo vi chiederei di arricchire la nostra lista e di avere una condivisione, perché non vogliamo approfondire delle cose che non vi sono utili. E voi sapete, questo insomma è il mio approccio. Quindi, primo tema, comunità di pratica. Il secondo si ricollega più alla parte iniziale del seminario, e come sapete abbiamo parlato molto della figura dell'investitore, no? E vediamo un'arena finanziaria molto pronta, molto più della pubblica amministrazione anche direi, a questi nostri esperimenti, e vi chiederei se già avete coinvolto in maniera, diciamo, più significativa l'investitore, al di là di quella dichiarazione di impegno che abbiamo avuto nella fase 1, e che tipo di coinvolgimento vi aspettate dall'investitore nella fase 2, e nella fase 3 invece, voi sapete, è proprio una condizione, e direbbe il nostro amico Luciano Gallo, una condizione di partecipazione proprio, non condizione di esecuzione. Ultimo item che abbiamo trattato oggi, e su cui ho articolato tutte le slide che avete visto, è il tema degli outcome, che abbiamo sufficientemente approfondito. Ecco, vi chiederei se avete già messo in piedi una mappatura degli outcome payer dei vostri progetti, e siccome il primo outcome payer nel 90% dei progetti che abbiamo visto in sede di comitato di valutazione è proprio il comune, se avete già iniziato a fare un'analisi assieme agli amministratori comunali di quelle voci del bilancio comunale, ecco, che possono aiutarci in questa quantificazione che è fondamentale ai fini della sostenibilità economico-finanziaria del progetto. Quindi tre item: comunità di pratica, il ruolo dell'investitore, passaggio alla sperimentazione, e infine il quadro degli impatti e della mappatura degli outcome payer, a cui, come vedrete anche dall'allegato 3A che vi abbiamo mandato, e daremo molta importanza nel valutare il passaggio dalla fase 1 alla fase 2.
E nel frattempo non so se il comune di Lecce ci ha raggiunti con il vice sindaco e mi associo, leggo la richiesta della collega Battaglia che era quella delle slide, vero? Sì. E sì, poi si parla di un coinvolgimento dell'ambito regionale. Ovviamente in alcuni progetti già ho visto che alcuni non direttamente la regione, ma alcuni enti che rientrano nell'orbita dell'ordinamento regionale già sono stati coinvolti, mi riferisco alle Camere di Commercio, alcuni enti di formazione che sono già propri dell'ordinamento regionale. Ecco, in questo l'invito, visto che abbiamo questa chance nel passare dalla fase 1 alla fase 2, di arricchire eventualmente il partenariato di altri soggetti pubblici che fanno capo alla regione, per noi non può che essere un elemento positivo di valutazione, e visto che abbiamo tempo a sufficienza e anche procedure abbastanza snelle messe in campo da questa legge sulla semplificazione, la legge 77 del 2020 di cui ha parlato l'avvocato Luciano Gallo, ecco, per me continuo in questa esortazione ai comuni anche nell'aprire il ventaglio del partenariato e per consolidarlo, abbiamo detto l'obiettivo è creare coalizioni orizzontali sul territorio. E, i colleghi di Lecce? No. Allora, ci sono altri interventi, chiedo ai nostri colleghi e soprattutto ecco, con molti di voi già abbiamo avviato un'interlocuzione proprio molto approfondita sul piano tecnico, mi riferisco al comune di Lucca, di Fermo, di Torino, di Milano, ecco, qualcuno di voi vuole fare un intervento, voi che siete un po' più avanti, diciamo, eventualmente forme convenzionali che possono raggruppare più città interessate a magari a stesse tematiche, dall'esclusione sociale all'inserimento lavorativo, per fare la massa critica che è necessaria per poter smuovere alcuni fondi di impatto che sotto un certo numero di milioni di euro non sono attivabili. L'idea di mettere insieme un gruppo di progetti con lo stesso soggetto investitore, con diversi però campaigner, potrebbe essere un'ottima idea. Ovviamente va approfondita dal punto di vista tecnico, però come suggerimento, come spunto, mi sembra assolutamente interessante. Benissimo, grazie Luigi. Simone, volevi aggiungere qualcosa? Va bene, grazie Simone. Allora ecco, Nicola Cabria del comune di sempre il partner diciamo del comune di Vari, diciamo città, Padova, Torino, eccetera. Ah, ecco, Human Foundation, sì, mi sei venuto incontro perché, diciamo, ti conosciamo bene, ma non sapevo bene a cosa associarti. Allora, guarda, noi stiamo ragionando sempre nell'ambito di questa cabina di regia che voi sapete abbiamo messo in piedi dentro al Dipartimento su questa sperimentazione, però diciamo ancora l'idea a livello embrionale, e di costituire, e qui sarà importante anche, diciamo, porteremo questo contributo anche nella comunità di pratica, diciamo un tavolo nazionale degli outcome payer, diciamo, proprio che riguardano più da vicino l'amministrazione centrale. Faccio un esempio, molti dei progetti, quasi la maggior parte, ha come outcome il miglioramento dell'impatto, l'occupabilità dei giovani, il livello proprio occupazionale, e a cominciare dai NEET e così via, no? E quindi abbiamo pensato che lì, ecco, c'è un problema di raccordo, perché lavorando nella dimensione, diciamo, del governo, del comune, del territorio, magari manca questo link, e in questo caso la cabina di regia che abbiamo qui può essere un collegamento utile. Quindi contiamo, ecco, a settembre di avviare i lavori per costituire un tavolo centrale con tutti i principali player e outcome payer, diciamo, di livello nazionale. Non fosse altro se non per aiutarci nella quantificazione, in quel lavoro di misurazione, no, dei benefici di cui abbiamo parlato nelle slide di presentazione. Bene, e sono quasi le 6:30, allora io direi se non ci sono altri interventi, noi ci avvieremmo alla conclusione.